Buonasera amici di MMO.it e ben ritrovati in questo nuovo streaming di Fractured, quello di cui avevate bisogno ma che probabilmente non meritavate. Insieme a me, come sempre, il buon Plinius anche su Fractured e poi più tardi, si spera, dovrebbe arrivare anche il buon Kravouts. Quindi benvenuti a tutti e Plinius, prima che tu intervenga, lasciami ringraziare immediatamente Maratra che si è abbonato con Prime, vero massivo postumano, grazie mille, benvenuto. Eccoci. Wewe, grazie Askez, buonasera a tutti i nostri massivi e massive e benvenuti o bentornati per una nuova puntata del salotto virtuale degli MMO. Ops, oh no, mi sono confuso, oh wait. Siamo tornati su Fractured, scherzi a parte ragazzi, si scherza, però siamo belli carichi qua perché bisogna Bisogna fare far male, mare. bisogna fare male e bisogna fare mare, caro Askez. Allora, io ti dico che mi è arrivato un bel assegno in mail, recentemente. Io mi sono fatto un sacco di soldi. Dal Galelli? Eh sì, certo, che mi ha pagato perché streamassi questo gioco. Non lo so, l'accusa si parlava di quello, pensavo che intendesse. No, no, ho venduto bene, ho venduto bene. Allora, Ah, Plinius, farmiamo un po' di... eccolo. Vieni a vedere la Eccoci. mia casa, che bella, aspetta che ti invito in party. L'hai fatta male, l'hai fatta, creata? Ah, devi cambiare allineamento in città, perché siamo neutrali, io e Cravo. Ah, io sono buono? Sì, 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 sì. perché sono una bestia, le bestie sono buone. Buonasera comunque, buonasera cari massivi e massive. Buonasera, Ci ragazzi. siamo, ci siamo. Ricordo tra l'altro che sono iniziati i saldi autunnali di Steam, abbiamo pubblicato una news con tutti i dettagli su MMO.it. Comunque, allora ho pubblicato anche l'annuncio su Facebook, per cui dovremmo esserci a tutti gli effetti. Bene, andiamo allora. Sì, ecco. Allora, fateci sapere, anche voi state giocando a... Aspetta, dove vado a cambiare allenamento? In città devo Sì, lo andare. fai dopo, adesso farmiamo un po' di Ah. pietre per casa tua, poi quando andremo a fare il contenuto... Benissimo, benissimo. Cambieremo allineamento. Ragazzi, Non mi ricordo. siamo a Kaosga, a sud di Kaos Gate, vicino al fiume. Ci siamo stabiliti qua. Esatto. Siamo sempre qui, e qui c'è la gilda italiana, appunto dei Caos. Allora, farmiamo stone, le pietre che servono come il pane, anche se sono pietre, per la casa. Per Esatto, poi farsi servirà una anche tanto casetta legno. con l'housing non istanziato. Ricordiamo che questo gioco c'ha l'housing istanziato come da tradizione dei migliori MMORPG sandbox. E infatti è una buona cosa. Infatti ci si Assolutamente. diverte anche a farla un pochettino carina, perché È sì. una delle cose che distingue gli MMO Sandbox. Comunque, dicevi di... cos'è che hai detto un attimo fa? Mi è cazzo, hai detto una cosa. Non ho idea. Io parlo tanto. Avevi detto una cosa su cui dovevo rispondere. Andiamo, non so, la casa, gli alberi, il legno. Andiamo a prendere altra Sì. pietra, fogliamoci di Ecco, pietra no, dici... nord. Esatto, avete detto che dobbiamo raccogliere anche il legno. Ti dicevo che sul legno non ti preoccupare perché è la mia specialità. Sì, certo. Lo sai. Andiamo a nord, Quindi... non mi vedi in minimap, segui la strada lastricata, vai proprio a nord puro, oltre la strada lastricata. Beh, io ti vedo in mappa in realtà. Cioè, fino a un attimo fa ti vedevo. Vado a nord. Sì. Nord Che bisogna sempre capire che cos'è il nord puro, cosa puro, intendi. guarda dalla minimappa, nord puro. Ok, eccolo. Ok, perfetto. Ho capito che cos'è il nord puro. Questa casa è invasa dagli insetti. Ok, Sì, questa casa è invasa dagli insetti, il player che l'ha costruita non sarà molto contento. già. Madonna, ma sto morendo. La mount sta morendo. Vabbè, facciamo questi nomi. Affa. Procede. Buonasera, Royal J. Buonasera Procede, ragazzi. procede, Fractured. Procede bene, siamo qui che stiamo giocando. Questo è già il terzo streaming di gruppo che facciamo. Appunto, l'altro l'avevo fatto io. Questo lo torna a farlo il buon Askezo. E tra poco ci aggiungerà anche il buon Kravutz. Siamo qui che farmiamo. Ci siamo fatti la casetta. Facciamo parte di questa gilda italiana dei Caos che si trovano appunto a Caos Gate.
E procede, certo, siamo ancora agli inizi comunque early game, però insomma, Ma interessante. sì, guarda, neanche più tanto early, Sì, è ormai. vero, perché i sandbox hanno una progressione diversa dai Theme Park. È full. È full. Siamo abbastanza. Ah, full? Ma come Eh sì. full? Abbiamo farmato come dentro. Lo No, devo no, fare no, non è anch'io. possibile. Ah, no, ma no, no, ferma tutto. Io questo wagon, importa questo wagon, è fondamentale. Vabbè, Ma iniziamo a poi. portare le pietre a casa tua. Ah, ma cos'è quella? Un Questo wagon contiene un caricone carico contiene. poliziotto? Sai cos'è quella roba? Non ho fatto in tempo a cliccare. Quella roba lì è la Shade Ite, caro mio, che si va a vendere, vendiamo ad Hangover, Saluta, probabilmente. saluta Paranoia. Salutiamo Grande, Paranoia, buonasera grande. Paranoia. Devo fare anch'io un wagon, così farmiamo in due. Certo che devi, assolutamente, è fondamentale il wagon, ti cambia il gioco. Ecco, Paranoia appunto che scrive in chat è al livello 18. Io che livello Io sono? sono a 23, tipo. Aspetta, dove lo vedi? TPC 14. Askezone è dato. Si possono rubare gli altri giocatori. Buonasera, Adelfio. Dipende da tante cose. Dipende se non sono new player, si può fare PvP, no? Sì, no, no, Adesso si può rubare, si può c'è dire. il full loot dell'equip, cioè c'è il full loot di ciò che hai Esatto, equipaggiato, il non di cosiddetto quello che partial hai loot. nell'inventario, quindi il partial No, al loot. contrario, Askez, c'è il full loot di ciò che hai nell'inventario, non di ciò che hai equipaggiato. Sì, giusto, scusami. Esatto. Perdi ciò che ti stai portando dietro nella sacca, fondamentalmente, non quello che hai addosso. Esatto, però questo, ripeto, dovete essere nell'isola, nel continente in cui si può fare il PvP, dove ci troviamo noi adesso, e dovete non essere new player. Il new player comunque si disattiva, ci vogliono 40 ore di gioco per disattivarlo. Quindi al momento io sono new player, ad esempio. Askez Nerdato no, perché ne ha dato tanto. Buonasera, siete in debt. abbastanza. Vediamo il wagon. Ah, no, non è questo il wagon di Cravo. Perché Ma lo voglio faccio vedere anch'io. se riesco a portarmi dietro il wagon di Cravo. Magari lui l'ha già svuotato. Come facciamo ieri? Conoscendolo. No, no, no. No, Ma guarda, conoscendolo invece avevi detto che era ancora pieno perché il buon Kravutz è molto disordinato. Mi no. È ricordo ancora che gli pieno, mettiamo. ma gli usiamo un po' di pietre, tanto non si offenderà. Sicuro? No, ma non mi è chiarissimo se lo volessi craftare io. Devo andare in. Ah, aspetta, ok, blueprint a posto. Eh sì, lì servono rope se non sbaglio, quindi linen e alberi, tanti alberi. Allora, il problema è quello di Cravo, c'è soltanto uno stone block, vero? Mettilo perché gli altri li ho già messi io. Ah, ok, a posto. Usiamo il suo comunque che è più libero, c'è un po' meno di Quindi shade. non vuoi che ne creo uno io? Ma no, non adesso perché non dobbiamo andare intanto a prendere. Ce l'hai la linen? Ecco, No. serve anche il legno, quindi lo crafti poi di fianco a degli alberi, così hai No, subito le giusto 6 risorse. linea wave, ma direi che non basta. Guarda un po' quanto costa. No, per fare cosa, scusami. Il carretto, Ah, il stiamo parlando del carretto, carretto, ok. stiamo parlando del carretto. Il carretto è un wagon Sì. che costa 8 linen wave e 16 wood log. Quindi fatti 8 linen wave, dopodiché andiamo in un attimo a farmare i wood log. Ah, ma Cosa allora siamo serve? d'accordo come lo devo fare? È quello che non Ma capivo. se vuoi, sì. Io adesso Easy. sto comunque farmando le pietre. E ricordati che Easy, easy. scompare dopo 24 ore se non lo usi. Ah, già, è vero. Eh sì, il carretto va protetto, cioè nel senso bisogna loggare in quel senso, va protetto. Sì, Un no, vagone di dai. stone, cioè, grazie mille, ma guarda, ci siamo. Ormai servirà più che altro legno adesso. Io finisco di farmare qua le stone per Plinius, così facciamo vedere come si creano le case, che è anche divertente. E poi però tanto servirà tanto legno, tanto tanto legno. Dice il carretto, Cesc dice il carretto rimane attivo anche dopo le 24 ore. Ma io lo spero, guarda, perché A me io si è so che non. cancellato quello che avevo prima, che non ho loggato dopo 24 ore, è scomparso, come dice anche il tooltip, disappears in 24 ore, a me è scomparso, io sono sicuro di averne perso uno. Però vabbè, si crafta in fretta, eh.
Vai vicino a Sì. due alberi, ti porti dietro un po' di linen wave. Dove sei tu, Plini? Sto cercando plant fiber. Ok. Se vuoi vengo da te. Ma sì, guarda, perché tanto non ci serve il carretto in questo momento, usiamo Ah beh, questo. vai, rip. Dove sei? Sempre a nord? Sì, sono qua Sì, che prendo un po' di comunque pietre. è abbastanza protetto rispetto ad altri MMO, la Delphio. Cioè, ad esempio, è meno hardcore di Mortal Online 2. Sì, io ho anche di Albion in realtà nelle zone nere. È nella zona nera, sì. In realtà io ho passato 200 ore a giocare non in zona nera, quindi sai, dipende molto. Eccolo Paranoia, guardalo, numero uno che ha farmato tutto, ha farmato di tutto. Ecco. Quindi io cosa faccio? Prendo legna? No, Seconda. prendiamo pietra prima che dobbiamo finire il coso della pietra. Ok, vado lì. Uè, buonasera Rimask, Grande. benvenuto. Come state? Ok. Allora può essere, dice Cesc, durante l'alfa degli anni scorsi mi pareva che uno ti rimaneva sempre, però si vede che ricordavo male. Sarebbe Guarda, intelligente se te ne sarebbe facessero figo, sì. rimanere uno, perché Sarebbe uno molto per player, no, è sensato. figo. Dove stai, Askezo? Devo Sto consegnarti. sud-ovest, sto circumnavigando la montagna. Ma Io sono qua è stato lentissimo. farmato tutto, è stato farmato. È stata Ma io ho presa della una quantità. legna, però sono lentissimo a portartela. No, no, ma no, lascia perdere. Cioè. Sì, scusa, della pietra, vabbè. Buonasera anche a Moed Paul. Buonasera. Buonasera ragazzi. Lo so, ma al momento non esiste il mondo demoniaco Royal J. Il gioco è ancora in early access, non l'hanno ancora messo. Il pianeta dei demoni. Non mi piace questa spell, devo Lo cambiarla. metteranno forse col lancio ufficiale. Ah, ecco, qua il carretto ti porto la roba. Aspetta che arrivo vicino. Ma sì, vabbè, 2 metri. Sarebbe intelligente se il carretto restasse. Mi incentiverebbe a A farmi un farlo, carretto. certo. Uno Esatto. per player effettivamente. Non puoi cosarlo? Ok. Ah, Sì, sì, sono. perché conta come entità player effettivamente. Ci sta. Allora, però Albion in PvP è solo nelle mappe nere. Sì, è quello che ho detto. Sì. Nelle zone rosse, vedi quanti PK ci sono in mappa. Qui possono ucciderti appena esci dalla città. Sì, è In diverso, questo eh. continente sì, ma solo se non sei un nuovo player e solo se chi ti uccide ha attivato un allineamento cattivo. Quindi in Ma realtà ci sono alcuni vincoli, non da poco. sì, ma in generale io cos'è che dico da un mese che è diverso da Albion? Poi su certe cose Albion è Basta superiore. pietre, proviamo a prendere un po' di legno. Sì, su certe Finiamo il cose è carretto superiore col legno. Albion, su altre cose è superiore Fractured. Però legno serve questo qui, tipo Birch? Vieni qua da me, vieni qua dove sono io, dovrei essere su, qua, Sì, wait. quindi mappa non ti vedo niente. Ma siamo in party, scusa. No, perché non siamo dello stesso Ah. allineamento. Giusto, ma se vuoi vado a cambiarmelo anche mo. Dopo vai a cambiarlo. Ok, Aiutami a tagliare il legno di sotto. ok. Però, ok, tagliamo 2 alberi diversi. Sì. Bisogna portare Fractured sempre, il gioco più Sempre. divisivo dei massivi, dice Rimask. So che il discorso di ieri sera del buon Askezo durante il salotto ha fatto molto discutere, sia su Discord che su Telegram. Ho capito. Discutete, ragazzi, vi fa bene. E io vorrei tanto avere la tua calma zen, scherzo, il tuo approccio zen. Ma non vedo quale sia il problema del mio discorso, No, quindi. no. Beh, è un discorso molto Basta, andiamo sul infuocato. lato. No, ma come? Vabbè. Era un discorso che invitava all'analisi e al trolling consapevole. Recuperatevi la replica del salotto, ragazzi, se ve lo siete persi. È stato un monologo delirante. No, scherzo, è stato un bel monologo. Però occhio perché le clip, sai, magari vedi quei 30 secondi che ti trasmettono un'idea sbagliata, eh. Occhio a guardare soltanto le clip perché, insomma, c'è sempre il rischio che uno magari coglie una parte del discorso e pensa di aver capito tutto e magari fraintende. Comunque, lo pubblicheremo sulla replica sul nostro canale YouTube, ragazzi. Oddio, potreste recuperarlo anche subito, però dovete essere abbonati al nostro canale. A proposito, ricordatevi di iscrivervi al canale, di followarci qua su Twitch e di abbonarvi.
per poter guardare tu devi recuperare tutte le nostre repliche, giusto? Giusto, assolutamente. Allora, me l'ha presa? Sì. Grande, ecco Grande qui. Ma paranoia. stiamo finendo? Devi probabilmente aggiungerlo ai proprietari del lotto. Va bene, adesso faccio. A me ha fatto sballare quando ha inveito pesante contro Windows 11. Ha fatto bene. Vi è piaciuta la cosa di Windows 11? Ha fatto bene. No, poi sono paradossalmente sono più io quello che ha smattato. Cioè io perché ho detto non lo voglio mettere, vaffanculo. Sono più io che mi sono triggerato. Allora, ecco. Allora, ma il bello è che neanche tu teoricamente sei considerato un amico, quindi non dovresti poter fare roba, però. Non sono un Altro amico del fai. plot. Esatto. Fermo, fermo. Time is money, friend. Time is money, friend. Land claim invite, yes. Ok, grandissimo. Intanto il pare Pare, pare TV, di TV. grandissimo, Ok, vero ti ho massivo aggiunto. postumano. Grazie Ho aggiunto. Paranoia, l'ha preso? Non ha preso paranoia agli amici. What? Add friend. Paranoia. È un po'. Ok, ha preso. Siete tutti amici. Grandi amici. Allora, qui serve legna, stone. Ok. Vedo che state già facendo. Grazie Guarda, ti mille, stiamo pare. facendo la casa. Che gentili. Veri amici. Niente. No, rip, no, non capisco. Ok, avete già fatto voi. Perfetto. Vedi che piano piano viene costruita. Adesso io dovrò farmare altro legno, ahimè. Ah, ma non ti preoccupare, vengo anch'io, te la fermiamo tutte assieme. Allora, vedete, si mette la legna. Beh, è molto chill, no, questa cosa. Ti fai la casa, ti metti la legna. Minchia, in tre, io l'ho fatta tutto da solo ieri, mentre mi ascoltavo Vabbè. una monografia di Parabellum su Napoleone. È stato Immagino. lungo, però ci Immagino. stava, ci stava. Diciamo che in gruppo si fa molto, molto prima. Ah Beh, anche la monografia però era lunga. sì, assolutamente. Beh, sai, Napoleone non è esattamente un personaggio che puoi esaurire in 2 minuti. È uscito giusto oggi il 22, domani 23 Lo novembre so, c'è ma il film ovviamente è di... per quello che l'ha fatto. Lo so, però è giusto dirlo che domani, tu lo sai, però diciamolo per i nostri utenti che domani 23 novembre esce nei cinema il film Napoleon, quello di Ridley Scott con Joaquin Phoenix che fa Napoleone. Me lo dovrò guardare, me lo andrò a Vado a vedere. prendere un po' di legno. Ah, non, Time is money, guarda, friend. tanto Me è lo qua, guarderò no? subito. Intanto grazie mille a Rimansk, vero massivo postumano, Grandissimo. veteranissimo, 29 mesi, grandissimo. Grazie. Grande Aimask, grazie mille di cuore. No, volevo dire a Paranoia di non preoccuparsi nello sbattimento dello de scaricare le pietre, perché tanto penso che serva solo più legno ormai per la casa, non dovrebbero servire al... Però vabbè, effettivamente per il campfire servono 8 pietre, Perché sì. scusa, in questo mondo i tetti li fanno in legno, insomma, poi è tutto fuoco qua. Beh, si usava a fare così di solito. Ah, lo dice proprio, disappears in 23 ore e 59 minuti, quindi sì, di fatto un'ora e un giorno il carretto. Sì, un giorno, 24 ore dall'ultima volta che l'hai usato. Sai qual è una cosa scomodissima? Ah no, niente, a posto. Mi serve woodlog, mi serve anche per fare il carretto il woodlog, lol. Eh Quindi sì. Io serve per tutto. ne sto farmando un po'. Vabbè, senti, io a questo punto vado in città e cambio allineamento così almeno possiamo fare Va party, perché bene. questa... È sta roba da fare fastidiosa. Va bene. Allora devi andare in città, segui la strada, arriva fino in fondo. La Sulla città nostra, sinistra, Chaos Gate. sì, sulla sinistra in fondo c'è una sorta di statua bianca. Clicchi su quella e cambi l'allineamento. Ok. Sulla sinistra Comunque in ti confesso che fondo. mi sono fatto anch'io un PG gatto. Ah sì? Sì, ma Come si non può? dirò il nome perché non posso dirlo. È politically No, incorrect. no. No, no, però è un'identità che... Potrà al massimo essere svelata al momento giusto, ma non certo adesso. L'uomo gatto. Guarda, ho pensato all'uomo gatto, ho pensato all'uomo tigre, però non è nessuno dei due. Va bene, lo scopriremo. Quindi è un alt. È un altro, ma tanto è la prima volta che mi crasha sto gioco e sloggo, cosa che probabilmente è appena successa, no? Lo vedi, lo vedete tutti al menu, ovviamente.
Guarda, Rimasca, quella cosa un po' ha fatto un po' specie anche a me. Ho paura che sia un film No, ma molto. ragazzi, ieri c'era, guardate, io adesso non voglio fare, cioè, anzi, non mi va di Calma. fare sponsorship, secondo me i canali abbastanza meritevoli. Avete presente Parabellum, canale di storia, lui si occupa della guerra in Ucraina, comunque, è un buon canale, ok? Si vede volentieri. E ieri aveva uno storico e con lui commentava un po' il film di Napoleone a partire dal trailer, già solo un po' di cose che si vedono. Ma no, Mamma mia. vabbè, ma Mamma mia, mamma sarà un film mia. assolutamente No, antistorico. ma è una cosa indecente. Al punto che dicevano, era morto, dal punto di vista storico, è molto meglio quello del 2004. Aspetta, qual è quello del C'è 2004? un film, ma non vorrei dire dello stesso Ridley Scott, comunque sempre con Aspetta. Napoleone di mezzo del 2004, che pare essere molto più, comunque dei primi anni 2000. Guarda, sto cercando su Google e nel 2004 è uscito Napoleon Dynamite, che No, però mi no, sa non è, è ovviamente non è quello. No, vabbè, un'altra magari cosa. non è 2004, comunque primi anni del 2000. Ma È una miniserie. che ne so, ma non lo so, ma ti pare che io so qualcosa di cinema, non so Nel nulla. No, 2002 è uscita la miniserie Napoleon con Judd Apatow. non No. penso fosse quello, no. Ah sì, quella tra l'altro l'ho presente anche, in realtà quello so di cosa si parla, John se... Malkovich. Sì, io Sì. l'avevo vista, Sì, Dio, l'ho vista anch'io quella, in effetti. parla di un'era fa, cazzo, era un bambino. Ecco, attenzione, è arrivato. Sì, un secondo, non ho le cuffie. Wewe. Ho capito, non so cosa si riferisse, però qualsiasi cosa era sicuramente più storico, No, Askez. esatto, cioè diciamo che questo non è un film che si guarda per la storia, Ma ecco. l'hanno Cioè detto per proprio la loro, correttezza storica. l'hanno detto proprio Joaquin Phoenix e Eccomi. Ridley Scott che non vogliono fare un film storico. Bene, eccolo, Wewe. benvenuto Kravus, Ciao, allora. ciao. Ciao a tutti, popolo di MMOIT. Buonasera, buonasera. Facciamo magari un veloce check audio, ragazzi. Fate Prova, qualche prova, uno. feedback. Sento un leggero eco, credo, da parte di Askezor. Beh, è così. Sto Chi è che streama? streamando io, Cravo. Ah, ok. Buonasera anche Edo Pic, intanto, a chi è arrivato. Buonasera, ragazzi. Ah, ma siamo già live. Siamo Siamo live, live, siamo certo. live. Ah, ma non pensavo, scusate, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Noi un pro siamo partiti. gamer. Ho detto cose sconvenienti? No, non ho detto un cazzo. Siamo partiti alle 21 in punto, noi. No, Ah, io avevo capito alle 21:30. 21. 21, fantastico. Allora sono Neutral, ambientato. mi sono messo allineamento neutrale. Ok, torna presso di noi. Ma anche io avevo capito così, ma perché chi la... Non so, forse lei aveva detto 21:30, ma non so sulla base di cosa. Io non sono nel gruppo Telegram. Ragazzi. Comunque, no, volevo dire che da questo punto di vista almeno sono stati onesti, perché Joaquin Phoenix ha detto, se volete sapere la storia su Napoleone, studiate. La Ah, nostra è vabbè, magari... Beh, onesto, uno che mi dice così lo apprezzo anche. ma Joaquin Phoenix è un grande, una delle persone meno più anti-star system di Hollywood che esistano. Oh, l'hai pagato l'affitto della casa per un po', perché tutto sto sbattone, poi non è che la casa scompare A tra una Torino dici? settimana, eh. Costano a Torino. Ah Ragazzi, sono no. mortificato, ero convinto fosse alle 21:30. Comunque, Tranquillo. eccomi Ma nel qua. frattempo abbiamo finito il gioco, cravo, nel frattempo. Immagino. Ho quattro email non lette. Questi sono soldi, so. Certamente, Cravo, sono arrivati gli fat paycheck. Esatto. Sì, Tutta roba ottimo. piccolina, tutta roba piccolina, perché non sto vendendo niente di grosso. Ma adesso andiamo a vendere la Shade Ah, sì. Ite. Ma Se ti ho avete visto rubato che il c'è carretto Nick? solo perché ne avevi un po' meno, allora lo sto usando per portare il legno di Plini. Sono qua, di Mi fianco a casa affotto tua. tutto. Fatto bene, fatto bene. Invitatemi in party quando mi vedete. Allora, adesso interrompiamo la costruzione della casa di Plini, che mi sono rotto le No, palle, e no, a andiamo a cazzo. farmare soldi. No, no, a me manca pochissimo, io la faccio. A farmare soldi. Almeno, aspetta, troviamoci un attimo, riuniamoci, facciamo Siamo a party, casa diciamo... tua. Ok, Se io sono in città, un attimo mi compro un vestito che sono ok. Sono rimasto praticamente... stuccato, lascia perdere, Ma arrivo. avete visto che ci hanno dichiarato guerra? Abbiamo... No.
Ci hanno dichiarato guerra, abbiamo un banner in città, una roba. Yggdrasil. Quelli a sud, sotto, quelli in basso, a sud. Ma casa mia l'avete praticamente Nameless, finita. ma sono molto più forti di noi. Siamo fottuti. Bella la Delfio, grande Edopic, ciao a tutti ragazzi, bella Dicevo, Arimas. l'avete praticamente finita casa mia, ragazzi, complimenti. Stiamo farmando. Bravi, bravi. Giustamente siete come gli operai che lavorano, no, scherzo. Buy items. I brassiers. Ok, quello finisci tu? No, cioè manca. Lo finisco io, aspetta. È finito anche il legno oltre che il muro. Andiamo a prendere, andiamo a prendere. Mio Dio, ma non ho proprio niente. Come si Bisogna chiamano i fare. bracciali? Brachers? Brasier? Si No. chiamano brachers. Bisogna Ma in fatturare, città basta. da noi non li vendiamo, cioè, incredibile, devo No, no, non craftare. li vendiamo, devi craftarli, fai molto prima. Porca. È così, è così. Vado a vedere se per caso ce n'è Clavo, regalati per gli ecco, abitanti. taglio. Clavo, tu quando ti prendi bene con un MMO inizi a giocare all'asta, sempre così. Sì. Vuoi sapere quanti soldi ho? Se vuoi. Non so se sono No, tanti. non lo può. No, ma no, Cravo, porca puttana, questa è la prima regola, non lo devi dire. Poi siamo perfino in live, cioè, sanno dove siamo, ci possono stream snipare, devi iniziare a pensare Ma tanti quadridimensionalmente. soldi ce li ho in banca. Ok, quanti soldi hai in banca? Attorno ai 20k. 20k, ragazzi, questo controlla il Bravo. server, porca troia. Non esageriamo. Però, bravo, bravo. No, vabbè, immagino che non siano Ma troppi per uno che gioca tanto, ci sarà però per me sicuramente già gente non che ne ha già 200.000. è Però è sicuro. È buono. abbastanza, è Per abbastanza. me è una No, è bella buono, soddisfazione. È tutto tramite, cioè, questo, il vanto in realtà è questo. giocando all'asta. Esatto, cioè, non è che ammazzando i mob, praticamente tutto andando a minare e facendo lunghi viaggi che già comunque non Stasera ne conosci. voglio fare uno e voglio mostrarlo questo lungo Sì, viaggio. sì, sì, ma sì, c'è sì. una mount, solo che non abbiamo Animal Net, va bene, niente. Beh, cosa volevo dire? Io la vesto, la hide. Devi vedere se hai delle skill che ti. Sì, le tue di Ah. fuoco sono tutte light e medium, in effetti, eh. In effetti sì, zio. Questa roba è Adesso provo, vediamo un po'. interessante. Vediamo se mi rimangono tutte le skill. Sembra di sì. Andiamo. Carretto praticamente pieno. Andiamo, andiamo. Ormai abbiamo finito, tempo che abbiamo finito, Cravo ci raggiunge, grazie mille Paranoia per l'aiuto. Grande. Buonasera, Adesso, Sinta. tranquillo, verrai Guarda. ricompensato ampiamente per il tuo aiuto, perché ti Buonasera, facciamo fare un Sinta giro. 01. Ma senti, ma sei matte? No, non è matte, mio caro Dicevo, amico. guarda, a noi il gioco sta piacendo. Sì, Poi tutto sommato sì. è ancora un po' grezzo, è ancora un po' acerbo, ricordiamo che è in Early Me lo Access. sto godendo per quello che è, insomma. Con Però giocato con gli amici, gli ovviamente non amici. giocateci da soli, fate con gli amici. Sicuro. È divertente, insomma. Non mi sta prendendo. Ok. No, volevo dire, mi ricordo che tu, Cravo, sempre quando ti infogni con MMO, hai sempre giocato all'asta anche su Guild Wars. Anche su WoW ai tempi, Me sì. lo ricordo bene. Anche su Abbotel. Anche su. È tutto su Abbotel. Ah, Ecco, la porta è rimasta. Quest completed matching dress. Incredibile. Ah, Sì, perché sono. la testa di lupo conta come medium armor? Sì. Ti sei fullato di hide armor, bastardo? Sono bellissimo, Attenzione. tra l'altro. Ok, ci siamo. Finita. Finita. Ma c'è l'erba dentro? Fumala. No, che brutto. LOL. Ma solo da me, scusate? Cosa vuoi che ti dica? Sì, secondo me se riloghi non c'è più. Vabbè, si è appena Ma anche tu la creata. vedi, Plini? Sì, però beh, si è appena creata. Cazzo. Allora, adesso Bella. bisogna creare l'ultima cosa e poi siamo a posto. Grazie mille, ragazzi. Ecco la casetta del Manca Plinio. le ultime due cose in realtà. La prima è questa. You must be inside your own land. Allora, devi crearti nei blueprint, Plini, penultima tab, large wooden chest. Sì. E piazzala, tanto poi la puoi spostare. Una buona notizia, io non vedo l'erba. Ok,
Ok, adesso devo ricaricarsi allora. Ok, devo. Una... che è grossa comunque, È una large wooden chest. E poi eh? No, ma non la tab, chest. la prima tab, terzo coso, fireplace. La casa, dicevo, è grossa. Io La casa è grossa. No, vedo campfire. fireplace. Terza tab. No, prima tab. Prima Terzo tab. oggetto. Ah, sì, è Fireplace. vero. Ok. Voglio vedere il fuoco io. Oh! Oh. Dove lo metto qua. Posso spostare. Ah, Poi me lo questa studio. cesta bisogna fare caccia al pixel, qui. Un È bugata? po' buggata, sì, perché secondo me ci sono dei problemi con la derenderizzazione dei muri quando sei dentro gli edifici. Sì, dei Poi, scusami campanili. Giacomo, ma per Eccolo capire qua. meglio questo concetto, cioè, Perché sei arancione? anche tu Perché è sei arancione. neutral. Ah, ok. Bella paranoia. Ma, cioè, quindi se tu ti vestissi medium, tipo, non potresti castare le spell di cura? No, potrei, sto guardando le spell che ho e tutte quelle che ho possono essere castate anche con la medium, quindi mi farò la medium prossimamente. Ah, ok. Ne metto due di là, Wooden Chest, raga. Ma sì, come vuoi. Ok, Assolutamente. è finita Esatto. finalmente. Andiamo, adesso è ora di fare soldi. L'obiettivo era quello, Arimask, ma tra l'altro forse ho sbagliato. Quanto l'aveva messo il tinore lì? Raga, ci sono troppi vagoni qua. Portate via sta roba, non ci sta, non ci si passa più. Vabbè, praticamente compriamo risorse che stanno solo dalle nostre parti e ci facciamo poi lo sbattone, la carovana, il viaggio infinito fin dall'altra parte della mappa a vendere. No, Anche se ci sarebbero forse delle tattiche ancora più redditizie, cioè quelle di cambiare continente, andare a farmare i materiali di quel continente e sì. portarli su quel... E quello in futuro lo faremo sicuramente. Bisognerebbe andare con dei PG tipo full strength. Sì, c'è la build proprio per trasportare più roba. Infatti. Tanto te la cambi poi lì. Al Sì, è massimo vero. sì. Non riesco letteralmente a cliccare sulla Lo so, cesta. vai un po' indietro e poi clicchi. Sì. Sono molto contento del mio nuovo equip. Questo è il mio Testa di wagon, lo lupo. sposto. Bravo, bravo. Cravo, il tuo wagon è dentro casa di Plini, puoi prenderlo. Grazie. Sei vuoto, sei Allora, vuoto. io e Cravo abbiamo un po' di shadeite da ieri che potremmo andare a vendere, però senti, io direi che possiamo Andiamo a andare fullarla. tutti. Ah, di. Ma guarda, la mia idea era questa, andiamo a prenderci la folgorite, ci fulliamo di folgorite per gli slot rimanenti, la facciamo farmare anche agli altri, così nel frattempo facciamo anche exp perché ci sono i mob fighi da quelle parti lì. Poi andiamo a Armonica, dove cazzo è che si vende la folgorita? Bravo, se andiamo direttamente a Bravo, facciamo il mega viaggio. Va bene. Slogo i log un attimo per vedere se fixa questa cosa della casa, per L'unica curiosità. cosa è che la Shadeite a sto punto allora la venderemo al ritorno a Hangover, tipo Armonica. Ok. Ok. Ultimo online, Beh, la doppizio. Shadeite la possiamo vendere anche all'andata ad Armonica. Non so Ah, se ma. ci... Magari andiamo a nord alla fine, sbuchiamo da nord. Ah, tu vuoi fare quel giro Non lo lì? so, non lo so, vediamo, vediamo. Ah, bella, Vabbè. c'è Sint dice, sto aspettando la nuova patch di Mortal Online 2 la prossima settimana. Molto bello, il 28 novembre mettono la Unreal Engine 5. Il problema è che mettono anche il canone mensile, lo sai, vero? Purtroppo è il grande turn-off. No, è giusto avvertire i nostri utenti, magari qualcuno non lo sa. Comunque, si è fixata, raga, Ok, top. bene. Benissimo. Questo Di chi è gioco... questa casa di fianco alla tua? Di Non lo so. paranoia? Probabile qualcuno di Gilda. Vabbè. Vicino di casa, non ho idea. Non c'è Vedremo, scritto. vedremo. Va bene, ragazzi, si Dovrebbe esserci parte? scritto di chi Sì, è la proprietà stavo di una teoricraftando un proprietà. attimo, ma sì, si parte. Dovrebbe esserci scritto di chi è la proprietà di una casa. Ma quanto hai messo di delay per evitare di essere stream snipati? Ma niente. 30 secondi sono 15 secondi. Prevedo Ma neanche, sì, sono tipo 10 secondi su Twitch. che andrà a finire male. Beh, se lo dici gli dai una bella idea. Ma l'idea ce l'hanno già e secondo me è gente che non sta neanche seguendo la live, guardano su Twitch chi lo sta streamando. Saranno 10 Vedono persone. il carico che porta dietro. Addirittura. Vabbè, meglio per noi, più views.
Sicuro, facciamo il drama. Dove siete? Oh, raga, però mi avete ancora invitato in party, anche se mo sono neutrale, o sì? No. No, okay, allora, ci vediamo tutti davanti a casa di Plini. Io sono già. Ad member. Se sarebbe figo se la potessi mettere a disposizione della gilda. Ti ho aggiunto? No, non mi è arrivato nulla. Che roba strana. Perché è già in un party, Plini, devi aprire le cose del party. No. Ah, ho capito, giochi solo giochi con Canon, è grande. Scendi dal carretto, perché il carretto mi sa che bugga al party. Troverai bene su Moetron Online. Bravo. 2, sì. Sì. Scusa, quando sei... È il wagon che bugga le cose. Sì, ma sembra anche più grosso il cavallo quando sei sul wagon. No, misteri dei Gallelli. È una sensazione. Allora, chi viene a... Chi è Wing? È uno dei nostri? Wing, se sei uno dei nostri fai una piroetta. Boh, io lo inviterei. E invece Paranoia... Sì, ha fatto la piroetta, sta facendo la piroetta. Ok, perfetto, benvenuto nel club. Ce l'hai un cavallo? Chi sei? Infatti, dov'è? Una spia. Pronto! Ma l'hai invitato in party? No, non l'ho invitato in party. Prima perché è bianco. Aspetto di sentirlo parlare. Mi sa che lui ci deve seguire. Allora, l'ideale è avere un carretto. Non so se anche Paranoia vuole venire con noi, che andiamo a farmare un po' di roba. Non lo vedo più. È il Galelli, lol. Sì, no, comunque Andrea Macca, raga, guardate la chat. Andrea. Ah, ok, grande. Sta finendo il carretto. Ah, benissimo. Ah, ma ti manca niente per finire il carretto. Aspetta un attimo. Ah, non ho legno, mannaggia. Allora, Cravo, porta Andrea lì a cambiare l'allineamento. Ah no, non può perché... Non può perché è new player. Ma anch'io sono new player. Ah, allora poi, Wing, ma ce l'hai un cavallo? Sì, ce l'ha. Andrea, io vado a prendere un po' di legna. Vieni un secondo in città. Intanto ti finiamo il carretto. Sì, tre legna. No, ma che stupido, per prendere la legna serve anche a me il carretto. È un cane che ti morde la coda comunque. Ma scusa, la prima volta per fare il carretto ti serve la legna, ma per fare il carretto ti serve anche la legna, quindi... Vabbè, ti butti qua, ad esempio io ho trovato un posto che c'ha 5 alberi nel giro di nulla, piazzi il carretto lì e in un attimo l'hai fatto. Bravo. Poi intelligente. Poi mi passi la lead così invito Wing. Se riesco lo faccio subito. O mi promuove, non so se... Fatto. Buonasera Stardust, benvenuto. Buonasera. Bella Stardust. Vi aspetto in Da City. Perché partiamo dalla City? Se andiamo a fare la folgorita, sì. Si aspetta però, perché prima dobbiamo fare il carretto ad Andrea e anche a Plini. Comunque siamo letteralmente come i mercanti turchi che dicevano Istanbulin per dire Istanbul. E non ho capito se Paranoia viene. Alla città. E Andrea devi schiacciare lì non e metterti detto. In neutral. Aspetta. Non cosa serve per costruire un carretto? Legna e plant file, Lean and Wave. Ok. Mi sembra. Andrea, ti invito in party, io direi che lo costruiamo qua il carretto che non ho. No, ne ha uno, fa che mancano 3 wood logs che glielo faccio in 10 secondi davanti a casa nostra. Vabbè, ma già la legna serve a tutti, quindi più ce n'è meglio, È pieno questo. Metti lui. Ce l'hai il Lean and Cloth, Plini. È di Andrea o di Paranoia? Lean and Cloth, no, Lean and Wave. Weave. Volendo lo posso fare male. Allora. Non lo so, forse è il mio carretto, colpo di scena. No, Andrea aveva un carretto in costruzione, non mi pare di aver capito, qua da noi in città. Vabbè. Mm-hmm. Questo carretto... Sì, ma anch'io avevo un carretto in costruzione, caro Huskies. E dov'è il tuo carretto in costruzione? Probabilmente... Perché io qua vedo un carretto a cui mancano 3 wood log. Vabbè, finiamolo, adesso... perché ci siamo, finiamolo. Così scopriamo se è mio. Non so se è mio. Io prendo dei wood log intanto. Non c'è scritto, vediamo. Guarda, io ne ho 3, 6, 9, 10, 11. Quindi per un carretto ne servono solo altri 5. Perfetto, ti raggiungo un albero e te li porto.
Lo scopriamo, sarà mio o di Wing? Lo È scopriamo tuo se subito. c'è scritto Your Wagon. No, Wagon. Ok, non è tuo. Ok, allora è quello di Wing, l'abbiamo fatta, grande. Ti aspettiamo, Plini, metti per terra il blueprint del carretto, così lo creiamo. Ah, lo Tanto faccio di anch'io legno ne anche se mi abbiamo. scompare. Anche se mi scompare. Ok. Lo Cravo, bastano parcheggio. 5 legni. Ok, vabbè, lo Sì. Ne parcheggio qua. ho 4 e uno è buggato, non me lo raccoglie. Cazzo. No, Allora, mettilo vicino al mio qui. carretto il blueprint, per favore, così si mette in fretta il legno. L'ha raccolto. Beh, zio, se lo tuo è Pazzesco. qua. Più vicino di così si muore. Io non lo vedo. Lo sto facendo, lo sto mettendo. Però dico il tuo, non è questo qua, scusa. Il Ok. mio è il primo della lista. Guarda il rank. Ecco. What? Perché non l'ha piazzato, Tasto Cristo? destro. Ma l'ho fatto, vabbè, lo rifaccio. Un po' bugato. Dov'è che state Allora, costruendo? Non lo so. Wavelon. Qua sto costruendo. Raga, calma. Dice che c'è già un blueprint dell'open world, ma... Ok, dov'è? Ma non lo so, l'avevo fatto tipo ieri, non ho più palle idea. O è a sud, però mi conviene farne uno nuovo. Vabbè, dai. Non me lo piazza, raga. Non... Cancellalo, cancellalo. Andiamo col destro e non succede nulla. Ah, che fatica. Allora, ci provo. Eccolo, è questo, no? Oh, l'ha preso? Sì. Quanta La legna serve? quinta volta che clicco, tipo. 16 e 16. Wood log. È 8 6 e 8 linea linea weave. Ce l'hai linea weave, Plini? wave. Allora, linea wave ne ho 3, li rimetto. Magari farmane già un po' di altri. Sì. Mi dici quanta legna serve? Che ho trovato un albero già tagliato, vado a prenderlo No, non serve più niente. Ne serve una. No, non ne serve più, lì. non ne Vabbè, tu serve puoi più. dare Legna tutta non la ne legna, serve più, serve solo la linea wave. mettiamo Bene. nelle ceste alla peggio, serve a sempre la legna, raga, anche per finire questa casa Non qui a si può fianco. mettere La legna... nelle ceste la legna. infatti. No. Ah no? Era quella la domanda. Scomoda sta cosa. Abbastanza. Cazzo, le La puoi ceste tenere sono... solo nel carretto perché sono robe grosse. La puoi No, ma mettere questo, per Dio terra e buono, non sono so ceste quanto duri. grosse. Non Fare tanto. all'infinito. Linea wave. Quanti ne mancano di Linen Wave? 3. Dai, li ho Ce li messi ho. io, li ho messi io. Ah. Grande. Non sto andando a fare male. Comunque, se avete la roba in più, Ok. raga, non è che si buttano, mi preoccupate. Il mistero del Bene, carretto. si parte, è ora. Quindi. Grazie, grande. Andrea Mac dice che essendo livello 8, essendo livello basso, può fare da facchino volentieri. Non ti Grazie. preoccupare, ma tanto avrai anche tu ampie opportunità di profitto e di farming questa sera. Sei fortunato. Ci vediamo sulla strada principale. Vendiamo tutto il carretto, prendo anch'io il mio. Sì, certo. Abbiamo fatto tutto questo apposta. Dai. E carretto sia. E certo, Stardust, Dio boh, io ho prenotato 5 stelle con i rubinetti d'oro, eh. Chi, manca, Plini, manca Plini, manca Plini. Aspetta, Sono morto. Ah. Polignosi. Ecco Madonna, ma ragazzi, è allora questa che state vedendo sotto i vostri occhi in questo momento è una bellissima scena di videogioco, una scena che vista così probabilmente non vi dice un cazzo, ma se voi avete giocato i vostri giochi nella vita sapete quanto cazzo vuol dire. Quattro persone di livello disparato, che potevano anche essere di livello 1, si sono prefissato un obiettivo per se guarda, cinque, stesse. cinque. 5. No. Aspetta che invito anche Paranoia in party. Il Paranoia, devi blueprint. solo toglierti dal cavallo, dal wagon, perché il wagon bugga l'invito al party, non so come Carretta mai. online. Wagon online è diventato questo C'è il gioco. delay, al delay, sta per sentire. Mamma mia, Esatto. comunque lagga, vero, col carretto, raga. Stasera lagga un po' di più del solito. A me il gioco la mal noto, poi cioè senza carretto non, niente da dire, ma col carretto laggo. Guarda Giacomo, qui adesso c'è questo banner che indica che siamo sotto attacco. E Cristo tra santo, sembra venerdì alle l'orda di 7 di World sera ci sarà la guerra.
Venerdì ci sera. Si può iscrivere in città per partecipare. Però perché possono partecipare sera, al massimo il compleanno di mio padre. No, è l'anniversario dei miei, tipo. Ma neanche io ci sono. Alle 6 mi sembra, alle 7 o alle 6. Rip, non c'è nessuno di noi. Vedi, adesso c'è questo cerchio rosso che fa da limite. Sì. Scatta parecchio. Comunque, ringraziamo Game Squid che si è abbonato per 14 mesi. Grandissimo. Grandissimo, vero massivo post-umano, grazie mille di cuore, GameSquid. Ma Giacomo, questa è la tua prima live streamata con le nuove componenti? In effetti sì. Ah sì? Di un gioco sì, perché ho fatto il salotto, ma di un gioco sì. Sì, vabbè, il salotto, insomma. Il salotto non conta. Ho sbagliato, scusate, avevo la mappa aperta, non so che cazzo ho perso. Scusa per la noia, non seguivo. Anch'io, come sta Dust, dico che non seguivo questa scena da tantissimo tempo. Cioè, non vedevo questa scena da tantissimo tempo. Raga, cioè, ma non è il fatto che ci sono quattro stronzi che girano con un carretto, è il discorso. Il discorso è come mai ci sono quattro stronzi che girano con un carretto? Come mai siamo qui? Perché il gioco ci permette di decidere i nostri obiettivi liberamente, non stiamo facendo le quest, abbiamo deciso noi di gruppare. Siamo effettivamente più forti in gruppo, è meglio giocare in gruppo, no? E adesso andremo a sfruttare le potenzialità sandbox del gioco per fare del trading, perché non c'è il mercato comune come su WoW, l'asta univoca per tutte le città, e quindi le distanze contano veramente, no? Di nuovo il solito discorso, quindi ci sono tante cose all'interno di questa scena concettuali che sono importanti. Askez, per caso hai pubblicato da qualche parte un riassunto della tua build, ma di fratto è di te? No, ma raga, zero, cioè al momento... È molto semplice, siamo tutti in early game al momento. Non me la posso permettere. Non te la puoi permettere, addirittura. Non me lo posso permettere. Sei rimasto healer, Giacomo, o hai cambiato qualcosa? Sì, no. Però adesso le tue stesse abilità di danno del fuoco ho una minima di lightning, così dovremmo dare burning, tipo. Bene. Ma no, ma intendeva da build del PC. Ah, sì, certo. Ho preso una Azeroth Steel Legend 670E e una AMD 7800X3D. Ah, scusate ragazzi, ho sbagliato strada, perdonatemi, dovevamo girare qua. Ok. Ha ragione Cravo, scusa. Andiamo a fare la folgorite, Però esatto. Noi ci facciamo sto bottino qua mentre li aspettiamo? Sono qua dietro, però ce la facciamo. E devo dirti che mi sto trovando molto molto bene, molto meglio di quanto avessi pensato all'inizio, È stato un upgrade devastante. Sì. Mi sembra di aver cambiato perfino la scheda video, guarda. Assurdo. Posso giocare a Hogwarts Legacy con il ray tracing, che vi ricordate gli streaming all'inizio dell'anno? Scattava. È ingiocabile. Mi ricordo soprattutto quando il mese scorso hai cercato di streamare Cyberpunk col ray tracing. Anche quello. Gira molto meglio adesso, è perfettamente giocabile. Sì, ragazzi. No. Vogliamo farci i mob anche? Ma guarda... O andiamo dritti allora, andiamo verso il giacimento, poi lì sì, ci facciamo i mob. Dobbiamo ringraziare anche Felplast. Ehi, grandissimo. Vero, bella Felplast. Mano, grazie mille di cuore, Felplast. Scusate, mi stavo mettendo a posto una cosa. Ma oddio. In Italia praticamente ne parliamo solo noi di sto gioco. Ma che cazzo è il gradino, ma veramente? C'è gradino? Vabbè, facciamo il giro dall'altro lato. Questa mi è nuova. Questa va detta al Gallelli immediatamente, è gravissimo. Magari è voluto. Segnatevi il tile, perché non è che posso dirgli c'è un bug nella zona del mondo. Bello, rivediamo durante lo stream. Aspetta che c'è un eco. Ecco, ho risolto. Ma voi... No, ma ci siamo andati a introiare in dei posti allucinanti. Infatti... Torniamo sulla strada principale e giriamo. Facciamo relocate, piuttosto. E come te lo porti dietro il carretto? Non lo puoi... Ah, perché poi è un'entità fisica, non lo puoi summonare. È diverso da Albion. No, su Albion Online, ad esempio, queste cose le summoni. Le evochi. Qui è poi un'entità fisica. Paranoia è andato, sta farmando da solo l'infinito, maledetto. Sta farmando tutto, guarda. Ma che maledetto, benedetto, la nostra gente.
ha pulito tutto. Sono io, non è... Bellissimo. Ma... Cosa, Gravo? No, no, che ero io qua da solo a combattere. Ah, scusa, eri tu? Sì, sì. Facciamoci sto mob. No, non capivo. Ma... Pazzesco. Sì, ma... Ah. Con questo party si potrebbe azzardare una bella farmata di quelle pesanti contro un mob di livello alto, eh. Beh, questi già lo sono, eh. Cioè, almeno rispetto a... Oh, infatti sto morendo, eh. Eh sì. Heroic Divine Reborn. I mob di livello alto li hai chiamati? Aiuto! Raga, ci schiettiamo, vai! Serve l'aiuto di tutti. Io comunque ho una proposta, però... Prego. Decidete voi. Cioè, io sono partito con 0 gold, ma comunque basta vedere quanti gold si hanno adesso. E no, poi a fine viaggio spartiamo in modo equo tra tutti. Il sì, gold bene, è solo quello. Va bene. Cioè, se ognuno guarda quanti gold ha adesso, lo scriviamo, sì. Non lo so. Io ne ho 2000, 2005. 294, facciamo 300. Facile da ricordare. Io 200, altri? Ne ho 200. Quanti ne hai, Askez? 300. Io ne ho esattamente come l'anno... Ecco, io ne ho più o meno come l'anno in cui ci troviamo, 2015. Paranoia dice zero. Ok, allora lootate liberamente e poi facciamo la so... Ah, cazzo! È già passato il bastardo! L'hanno già farmata. Dobbiamo andare al prossimo giacimento. Andiamo. La respawna tra 30 minuti. se no andiamo a fare un world boss. Questa l'abbiamo aperta? No, è chiusa. Merda. Andrea macchina a 400. Il problema è che non ce lo ricorderemo mai quando abbiamo finito di fare mai tra due ore. Cioè, ognuno si deve ricordare il suo. Ma sì. Ci vuole un professional lockpick per aprire questo. Niente, lascia perdere. Andiamo a farmare folgorite, via via. Cioè, ripeto, se ognuno si ricorda il suo ci sta. Se dobbiamo ricordarci quello di tutti. No. Vabbè, ovvio che ognuno si ricorda il suo. No, come l'anno in cui ci trovavamo qualche anno fa. Io sono rimasto un po' indietro. Per me è ancora il 2015, Stead Dust. Il tempo vola. C'è la chat, sì. Grande, Walden ha composto una poesia su di noi. Sei un grande, Walden. Ma che ma una roba... Incredibile, questa va salvata. Cioè, però. Infatti, voglio salvarla e dopo leggermela con calma. Ma la leggiamo, la leggiamo. Nel mondo di Fractured Online, il gioco è spietato. Plinius Askuzor Kravutz in un server agitato. Il Gallelli sorridente nel suo codice segreto. Tra bit e byte il destino è un mistero completo. Plinius sguaina la spada, un eroe senza paura, ma il Gallelli gli ruba il borsello, un'arte oscura. Askuzor lancia i dadi nel regno digitale e insegue i carretti, la sua passione immortale. E continua. Kravutz nel lusso con monete a non finire, il suo conto in banca virtuale fa splendere. Nel regno dei pixel è un mercante di valore, tra le righe di codice il suo potere è l'oro. Il server trema sotto il peso del caos, bug e glitch fanno parte del loro patto vorace. Ma Plinius ride, Askzor sorride con amore e Kravutz nell'abbondanza danza con ardore. No. Il Gallelli, con un sorriso da creatore, tra patch e fix gestisce il suo gioco con onore. In Fracture Online la moneta è re nel suo cuore e gli abbonamenti il Gallelli li adora, son suo valore. Nel mondo digitale una storia senza fine, poesia binaria dove la rima è il confine. Complimenti, complimenti. Ma però, questa è un'opera d'arte, Walden. Post of the year, come ha detto Arimansk. Ragazzi... Aiuto, non bisogna menare qua. Fractured tira fuori il meglio e il peggio dell'umanità, a quanto pare. Eh sì, un gioco polarizzante. Un gioco polarizzante. Oh, qua dovete lootare, io ho già preso tre folgorite, pigliatevi quello che riuscite. Non ti preoccupare che qua hai dei professionisti dell'aspirazione. Abbiamo già la lore, esatto, la lore. No, Cravo non è di Lucca, comunque. Di Lucca? Sei Lucca, Cravo? No. Magari, aggiunge io. Cioè, avresti saresti ricco con un Airbnb. Sì, un mese all'anno. Sì, esatto, bravo, esatto. Due settimane. Beh, il resto te lo godi. Che comunque è una bellissima città, Lucca. No, sono di Torino, sono taurinense.
più Allora, europei. ragazzi. Ma mi sto salvando la poesia di Walden, che La mia idea adesso è questa. Abbiamo un deposito di folgorite subito a nord, un altro ancora più a nord e poi lungo la strada ancora più a nord. Però qua ci sono dei combat hotspot. E qui è ancora pieno, di folgoride. C'è ancora folgorite? Sì, qua dove sono io un po' più a sinistra. Ma in realtà non è come gli altri, cioè se cerchi sulle isole ce n'è. Vedi, nascosti tipo qua negli anfratti. Sì, ho capito, ma deve esserci segnato il giacimento, se no. Ok, vabbè, No. questo. No, però cioè, secondo me su quest'isola se vai a sinistra ne potresti trovare ancora. Credo, magari Vediamo, sbaglio, secondo però. me dove c'è il giacimento. Poi c'è un'area attorno al giacimento, ma Grande, sì, perché non unbelievable, ce n'è anche più. lui Torino, grande. Grandi. Torino Grande. represento. E noi Allora, tre no, siamo per dicevo, forza di Torino quindi. perché eravamo al liceo insieme. Sì? Ah, ok. Quindi andrei oltre il ponte qua. Mi Scoppiato la piazza. farmerei un po' di roba che c'è qua che non ho mai farmato, perché sono punti interrogativi per me questi Questa mob. folgorite è già tutta. Paranoia. Qua sì, per adesso Ce sì. n'era Bravi ancora, qua ragazzi. Se hai che spazio, l'avete paranoia, presa. pigliatela tu quella. Ma il mio carretto è vuoto, quindi. Bravi che l'avete presa, ragazzi, perfetto. Io un'occhiata, scusa, la darei perché. In Qua ce n'è effetti. ancora, ce n'è ancora, ce n'è ancora. Piena, Sì, piena. abbiamo voluto sgravare. Forse si poteva anche andare con meno carretti e poi eventualmente No, no. dividere. Ma no, Però li se riempiamo, li vieni. Qua dove riempiamo sono. tutti. Ragazzi, se li riempiamo tutti, tendenzialmente sono 7500 gold a testa. No, Ma infatti, easy, perché dici che no, dovevamo niente, andare con meno niente. carretti? Cioè, meglio Easy, così. easy, Ci tutto vuole solo pazienza di riempirli tutti. Questo l'avete già fatto voi. a posto. Considera che io e Sai te che hai ce l'abbiamo. ragione, Cravo, perché c'è folgorite anche in culo. Non è Sì, frequente sì. Sì, come quanto lo è vicino al singolo, esatto. però Però c'è. su queste isole ce Se. n'è. Le uova di cioccolato giganti che avevo visto in un sacco di vetrine quando ero stato a visitarle anni fa. Beh, a Torino il cioccolato è molto, molto importante, Sì, è diciamo. molto importante. Guarda qua. Tra Gianduiotti, Ferrero e tutto quanto. Sì, applausi, champagne assolutamente, confermo. No, te lo sto rubando, paranoia. Piglialo Ma tanto poi tu. dividiamo Ma io. sì, sti cazzi. Quindi volevo farmare un po', poi qualche mob magari qui. Cosa ne Sì, perché non dite? ce n'è? Ci Sì, dovrebbe secondo essere anche me. un boss su una delle altre isole, secondo Infatti, me. voglio vederlo perché siamo in tanti ed è Sì, ce lo divertente. facciamo. Sarebbe Però non ho figo. capito sti boss se spawnano in momenti diversi, in punti diversi. Perché, boh. No, penso che Tipo. siano fissi come punto, penso che siano fissi. L'altro giorno No? ce n'era uno da un'altra parte, che Allora, abbiamo droppiamo superato. il carretto qua, che entriamo in una zona pericolosa. Ok. Ecco, ma c'è qualcuno che sa cosa. Cioè, il carretto me lo possono rubare? No, Mi no, po no, quello che c'è dentro non possono rubarmelo. no. Non direi proprio no, perché ti dice non puoi accedere a questo carretto È privato? se è privato, se. Ah, ci sta. Una forma di No, assicurazione. scusa, paranoia. Storm Elemental. Ah, ecco perché non faccio un cazzo. Guarda, lupo solitario, la zona abbiamo. Fagli vedere Asked dove abbiamo fatto la casa. Nella città di Chaos Gate. Nella Qua. zona di Chaos Ora, questo è il Gate. continente. Andiamo Sì, qua. continente degli umani. Chaos Gate. E noi siamo fuori. Subito dopo il ponte, subito a ridosso Ah, del sono a ponte. pugni? Grazie. Ma Ok. no. No, mi si è rotta. Vabbè, la craft. Aspetta, manca qualcuno. Qualcuno è rimasto indietro. Un Wing X. Grazie, paranoia. Che non vorrei avesse problemi perché è quello di livello più Per basso. caso qualcuno ha dei branches? Sì, ne ho 5. Aspetta che trovo Ah, Suntino dice un. che un red può farlo, un player rosso. Ah, ok. Questa è pesante, cioè occhio. Ho capito, vabbè. Ma cosa fa? Ma può trainare il mio carrello? Vabbè, dai, mi assumo questo rischio. Tanto ne può portare uno, siamo in 5. Allora, vedo che. Posso entrare in MMO Gilda? Sì, certo. Anche se in realtà io ve lo sconsiglio perché è meglio entrare nei Chaos che
che sono quelli principali a cui anche noi afferiamo, tutto sommato, no? Cravo, ad esempio, nei Chaos. Esatto. Io sono Krulok, Kravutz e Krulok, e ho lasciato MMOIT, pur essendo uno dei fondatori di MMOIT, e sono entrato nei Chaos, lol. Ma allora a sto punto disbandiamo direttamente la gira. Lascia il carretto. Ma tanto non passa. Ma come cazzo è possibile? Lasciamo il carretto come del ponte? Qua hai fatto tutto un po' male. Io non... No, ma non... Non ma si può cavallo. Passare di qua, raga. Qua o avete il teleport o non si passa. Sì, ce l'ho il teleport. Il re ok. Ho capito, ma non tutti hanno il teleport. Allora niente, facciamo l'altro giro. Facciamo il giro dall'altra parte. Aspetta, fammi capire. Ma come ha fatto Paranoia a passare, scusa? Avrà usato il teleport. Io sono passato normalmente. È il cadavere del mob che impedisce. Segnatevi che è bugatino. Di corpses non lui. No, non penso sia il cadavere del mob, sono incorporei. No, non è il mob. Niente, ma tu Paranoia riesci a tornare indietro? Qua sul ponte? Sì, no. Corre locate, sì. Ah no? Allora rip. In futuro poi. Aspetta, F. Adesso cioè, è riuscito a passare e poi. Passato! Ha visto? Cioè, sì. Qua in me. È un pixel hunting, raga. Non so. È passato anche Plini? Io ho usato il locate. Ma che cazzo è stero? Vabbè, no, dai, vabbè, facciamo un giro di là, facciamo un giro di là. Con relocate si passa. Sì, è il migliore spell del gioco, soprattutto quando è ancora tutto buggato. Sì, indubbiamente. Prendetevi i vostri vagoni. Esatto, Kravutz traditore. In questo caso fa bene, in questo caso fa bene, anch'io entro nell'altra gilda se questa disbanda. Ma sì, siamo troppo pochi, caos, ragazzi. Più che altro se vuoi delle informazioni da italiani in fretta così, scrivi in gilda. Invece noi eravamo 10, di cui online 2 se andava bene. Anche Paranoia era in MMOIT, ha tradito. Giustamente. ha tradito. Persino Plinius tradirà. In verità vi dico. Tutti voi mi tradirete. Non uno. Ah, ho lasciato l'acqua sotto, dovrò andare a prendere dell'acqua prima o poi. Col carretto. Che bello l'arciere. New ability lunge. Bene, parcheggiamo qua al carretto. Ma io me lo porterei sto cazzo di carretto. Te lo porti? Ma insomma, tanto poi dobbiamo... Ma sì, dai. Manzo. Tanto lo stacchi con Q al volo, non è che te lo distruggono i mob. Va bene, dai, voglio darti retta. Cioè, tanto di là, tu vuoi fare tutto il giro di là, no? Ma è che è solo una sbatta tutti i momenti doverselo portare dietro, capito? Invece si andava a piedi, si fermava di brutto, poi si tornava col cavallo, si pigliava il carretto e andava un po' dritti. E quindi vedo che l'avete preso tutti alla fine il carretto. Oddio! Cravo un trendsetter. Mi ha fatto una spell che mi ha tolto tutta la vita. Lasciamo qui il carretto, lasciamo all'ingresso il carretto. Sempre meglio trendsetter che trendchaser. Vero Ubisoft. Lasciamolo qua, andiamo a piedi, farmiamo questi combat hotspot, più possiamo provare il boss e poi torniamo a farmare la folgorita. Già. Andiamo. Quanti manca? 5, 3. Bella la tua armatura di pelle. Bella, bella. Sì, me la voglio scusa, fare. Dicevi, hai due bastoncini da darmi che sì, non certo. Ho la staffa. C'ho una staffa diretta che mi hai dato tu tempo fa, vai. Top, top. Grazie. Guarda. Vediamo solo se... Ah no. What the fuck is this shit? Io ho un... Guarda, non ho la staffa equipata, ma è come se ce l'avessi. Non ho più una staffa, ero buggato, ero buggatissimo. Devo farmi anche una staffa, Cravo. Me ne fai una tu faccio, che magari sei... Esatto, riesci a farla proccare bene. Mi serve qualcosa o famiamo folgorite noi? Ah, c'è da... Ah, ma allora vaffanculo, no? Allora sì che ce lo portiamo dietro il carretto. C'è anche qui, pensa a te. Pensavo che ci fossero solo i combat hotspot qui. No, è pieno di folgorite. Ok, no, no, allora ovviamente andate a prendere il carretto, adesso arrivo anch'io appena mi dà la staffa. Io ve l'ho già spaccata, Bravo, grande. Ma vai anche tu a prendere il tuo carretto. Così non looterò nulla, perché è il tempo di arrivare. No, beh, adesso... Sì, oh, sì. Che culo, l'ho fatta arancione. Cioè, che cos'è? Me la merito perché io me ne sono privato, capito? Certo, senza ma infatti te l'avrei data comunque. Ne ho fatta una verde, poi ci ho riprovato e è uscita arancio. Grande cazzo.
ma ho tipo il 10% occhio chance. Che io non ho. No, ma uno alla volta. Due alla volta, via. Vabbè, intanto loro farmano. L'importante è che ci sia sempre qualcuno che prende le cose. Loro farmano lo stesso. L'importante è che si riempiano i carretti. Loro farmano esatto. lo stesso. Prendo il mio. C'è uno di Brasil. Ah, il Brasil. Ma vaffanculo, ho missato. C'è il carretto di qualcuno che è rimasto indietro a È ridosso del il mio. ponte, ve lo faccio presente. Io sto minando. Illutabile. Guarda quanti cristalli che ci Sì, sono lì per benissimo, questo. benissimo. Ma Benissimo, quello che non ragazzi. capisco di questo gioco, in Fractured c'è uno skill cap? No, Sì, puoi. 60, sì, 60. 60. 60 punti talento, pensavo 60 meno. punti talento. Ok, però è un cap ai talenti. Non è come su Ultima Online o anche su No, Albion beh, è Online, avevi diverso, c'erano le proprio. skill, è diverso, non ci sono le skill Esatto, qua. avevi proprio il cap, cioè tipo potevi No. specializzarti in, che ne so, nel No, ma è woodworking. completamente diverso, è Ma completamente se ti diverso. specializzavi, lo so, fammelo spiegare ai nostri utenti. Se ti specializzavi nel woodworking, non potevi specializzarti nelle altre cose, no? Tipo anche in Mortal Online devi specializzarti. Qui è diverso. Sì. È vero. E meno hardcore da questo punto di vista. Dio gli so. Più approcciabile. Su Mortal veramente potevi specializzarti in una cosa e No, ma basta. infatti quella roba non ha il minimo senso. Però ciò che manca a Fractured è una serie di skill anche al di là del combat, È come stile abbiamo Ultima sempre quella roba lì. detto. Quello è una grave mancanza. Dopo che io ho gatherato 500 pietre, io devo poter gatherare le prossime 500 più in fretta. C'è un sistema ben fatto nelle skill delle abilità. Cioè, scusami, nelle skill del crafting degli oggetti. Che più crafti, più diventi bravo a craftare certe cose. Quello è fatto bene. Quello mi Chi è piace. questo? Demone. Io ho sto malus warm. You suffer from extreme heat. Caldo? Stai Sì, muovendo di è perché caldo? l'armatura di pelle ti fa caldo, Sì. zio. Ma è incredibile. Incredibile. Ma chi è che la può indossare senza avere caldo? I Nessuno. gatti? No, se guardi ci sono delle statistiche all'armatura, ti dice Material Properties e Imbued Properties, quelle più grandi, cioè quelle di valore maggiore, tipo la mia che è blu, mi dà Heat Tolerance più 4. Pazzesco. Hanno pensato a tutto, ragazzi. Hanno pensato bene, poi realizzare le idee è un discorso diverso, però l'hanno pensata bene, c'è poco da dire. Beh, sì, certo che potevi mixarla a piacimento per il plast, però il cap era comunque pesante, cioè non potevi specializzarti in tutto. Avete portato lì i carretti? Ma sì, ce li stiamo portando piano piano sempre dietro. Ok, Lola, Game Squitter, sei un grande. Anche se il gioco non ti piace, per dare supporto l'ha comprato comunque. Lol. Che grande, minchia. Il Galelli sarà contento sicuramente. Pensa Ecco, a te. questo è il contrario dei tossici che insultano e sfottano sto gioco. Per Ma fortuna io che c'è sono anche. contento della discussione che ha provocato Niente. il mio intervento di ieri. Il mio intervento di ieri era ben più, cioè diciamo, non vorrei che poi venisse ricordato come l'intervento a difesa dell'apologia di Fractured. No, nel No, senso, lo era faccio anche l'apologia. Oggi presente durante l'intervento che Fractured non è che un pretesto per un c'è un discorso boss. C'è più. una roba gigante. Io ci muoio qua. Via. Arriviamo. Minchia, che danni che fa Paranoia. Ma che cazzo è? Eh beh, ho giocato tanto. Fortissimo. L'intervento di ieri ha risvegliato le coscienze. Ragazzi, questo è un boss. Tutti qua. Scusate, ammazziamo prima l'ad qua. Sì, io devo reccare un secondo. Ha Bene, farete risvegliato voi il le. danno, io debuffo e curo, debuffo e curo, debuffo e curo, basta. Quindi, bomba. Rec, facciamo un ready check. Quando siete pronti fate una giravolta. Ok, si va perché è Oddio. stato grato, si va perché è stato grato. Ma lo massacriamo. Bravo, così sì, facendo dei danni notevoli. Curami, ok, Sì. perfetto.
Non aveva ah, niente, è un greater. Ok, no, pensavo fosse una roba più importante. Ah, non era un boss. Scherzi a parte, c'aveva un po' d'oro. Prendiamo i carretti. Chissà se c'è ancora la folgorite da queste parti. Vediamo ai campi. A ovest c'è. Vediamo i campi. Sì, comunque quella persona vi svegliamo questa cosa, ragazzi, senza scendere nel dettaglio. C'è qualcuno che sta andando verso sud, eh? Sì, sono quella io. Persona che ci aveva accusato di essere stati pagati dal Galelli per parlare bene del gioco. Poi ieri sera, finito il salotto, ci ha scritto una mail in cui si è scusato. Veramente? Sì. Io non lo sapevo. Ma io l'apprezzo molto questa cosa, in realtà. Poi te la giro, te la... Grandissimo. Assolutamente, non faremo nomi, però grandissimo. Lui stesso ha chiesto di restare l'anonimato. Ci sta. Sì, ma non, adesso forse non era neanche solo uno, eh. Infatti. Però, infatti. Grande. Oddio, ragazzi, siamo nella Storm Elemental Prison. Allora, qua veramente, qua lasciamo il carretto qua, un attimo, entriamo a piedi e aggrediamo e distruggiamo tutto quello che ci si para davanti come una furia incredibile. Io sto dietro a paranoia. È la dopodiché, mia quando troviamo i giacimenti, allora prendiamo il carretto. Mi ho messo velocità. Hai aste come abilità? Incredibile. No. Charge. Cioè, vabbè, metti velocità agli altri. Chiama charge, ma letteralmente non è una charge, mette velocità. Sì, per 8. No, in 8 metri. Ma sono stati andati in evade? Continua a scadere la mezzara. Tutto è bene quel che finisce bene. Beh, fa piacere. Occhio, occhio, cravo, occhio, cravo. Sì, ci sto provando. Fa piacere che la gente si abbia chiesto scusa, perché mi sono resi conto di aver esagerato con i toni alcune persone. E ci sta. Ci sta, noi infatti perdoniamo tutti. Molto bene, molto ragazzi, molto bene. Questa cosa mi gasa. Questa cosa mi gasa, perché dropperemo anche le spell di lightning qui, probabilmente. Guarda, la Delphi è uscito in italiano e trovi quante ne vuoi sia sul nostro canale Discord, sia nella news che abbiamo pubblicato su mmo8.it, tant'è che abbiamo dovuto disattivare i commenti, purtroppo. No, comunque la migliore risposta, cioè vuol dire che il discorso che hai fatto ieri ha toccato i punti giusti e qualcuno ha capito. Poi io, cioè, capisco anche... Come dicevo, hai svegliato le coscienze il discorso che ha fatto Arthur. Sì, poi, guarda, qui ci sono delle stanze, ma che... Sembra Path of Exile. Sì. No, sì, è il discorso che magari qualcuno... Cristo, se ci schiatto, sono morto. Sì, pure io. Mi hanno massacrato. Il Greater Storm Elemental ti tira un lampo di fulmine, fulminate, madonna, fa dei danni. Minchia. Paranoia, aiuto. Dai una grata con... No! Non perdo aggro, è incredibile. Ma perché? No, volevo dire, cioè, poi magari... Occhio. Cioè, qualcuno ha scritto anche quelle cose perché c'era proprio uno spam totale contro il gioco, allora... Anche alcuni l'ha fatto per troll, cioè quello che c'era... Sì, quello che si è scusato, ha detto che voleva trollare in realtà. Ah sì, ma l'ho detto ieri, ma trollare è un sacrosanto diritto, semplicemente bisogna farlo in modo corretto. Sì, quello che ci ha accusato di essere stati pagati per intenderci stava trollando, ragazzi. Comunque... Ah, buonasera anche a Jacopo, è arrivato Fracture ed MMO. Buonasera. Grande. Uè. Sto per pubblicare una review delle 2 settimane dal lancio. Pubblica. Una review positiva o negativa? Beh, io penso che possiate essere contenti, francamente. Sia perché il gioco è bello ed è meglio di quanto ci aspettassimo tutti. Sia perché io leggevo ieri su Reddit, no, in realtà ben più che ieri lo esponevo al salotto degli MMO, ma... Sono svariati giorni che leggo su Reddit pareri molto positivi su questo gioco. Beh, ricordiamo che le recensioni su Steam in questo momento sono molto positive, quelle pubblicate nell'ultimo mese. Questa è la verità, per cui ottimo, ragazzi, ben fatto. Esploso. Abbiamo un po' di feedback, sono delle cose da migliorare assolutamente. Sì, con calma.
Storm Elemental, Storm Elemental. Ma cazzo, Cravo, abbiamo un modo molto semplice noi per risolvere tutti i nostri problemi. Cioè. Resistance from Lightning. Vabbè, certo. Facciamo un focolare. Regolare. Prendiamo il nostro carretto, va, portiamolo un po' avanti. Io non so assolutamente dove sia il mio carretto. È un po' più indietro. Mi saranno respawnati i mob di fianco. Dobbiamo considerare anche questo, che se no, non ma ci infatti muoviamo... è per questo che voglio tornare a prenderlo. Jacopo, dovete aumentare il tempo di durata dei carretti, che è scomodo che despawnino. Ma no, dai, un giorno. Sai cosa? Prima dicevamo se il limite fosse 1 APG, poi gli altri despawnano, ma uno non... capito? Sì, un tuo carretto dovrebbe durarti almeno un po'. Io non posso promettere di loggare tutti i giorni con tutto il bene. Abbiamo tutti il carretto, ci siamo tutti? Sì. Manca qualcuno? No, ci siamo. Oddio, grato. Bravi ragazzi, siete molto disciplinati. Le reviews sono una cosa incredibile, mi hanno commosso davvero. Fa piacere, Jacopo. Ve le meritate delle belle review, dopo tutto quello che è successo. Il carretto, se non lo perde, mi sa che non c'è modo per vederlo nella mappa. Anche questa è una cosa che va migliorata, mi sa. Sì, la quality of life ovviamente va migliorata, ragazzi. Eroic. Grazie, Gallelli. Basta che lo lasciate nel vostro claim o in città e non... Nel claim! Porca troia, ma questa è una roba geniale. Certo, per cui se tu lo spammi in giro per il mondo e ci fai... no? Perché se tu prendi 25 carretti e li disponi a svastica, non ha senso, no? Per cui lo fai nel claim tu e non despawn, non li puoi disporre a svastica. Stiamo schippando una stanza, boh. Come volete poi. Allora, ok, no, voglio girare ovunque. E allora c'era la prima stanza qua a sinistra. Lasciamo il carretto qui, ragazzi, dove sono io. Bestia, ho fatto una cazzata. Ecco. Ha grato. Tranquillo. Vabbè, dovevamo entrare. No, sì. Problema. Non ti preoccupare, vi salvo io. Solo curato, mi assi. Forked Lightning ho appreso. Ah, ma l'ho già fatto. Ottimo. Assolutamente. No, comunque questa è una cosa molto intelligente, perché vuol dire che in casa tua dura quanto vuoi. Ottimo, molto bene. Ottimo. Molto bene, solo il gioco non te la spiega. Bisognerebbe aggiungere anche solo un messaggino, no? Basterebbe un messaggio di testo che dice... O comunque è entrato in chat e sto droppando Gallelli's Favor come se non ci fosse un domani. È incredibile. L'abbiamo ribattezzato noi Gallelli's Favor. Ricordiamo. Dacci un boost in quest'area. Esatto, 200% drop rate plus. Devo recare. Allora, io che sono un warrior, come feedback, mi dovete migliorare il salto del guerriero, perché lagga troppo. Cioè il salto del warrior, del gladiator, come si chiama? Con me. Il battle jump. Incredibile, incredibile. Il battle jump lagga un botto. Segnalo questa cosa, poi chi vuole. No, cazzo, speravo di ucciderlo prima che ti uccidesse. Vabbè, bisogna aspettare solo 50 secondi, no, 20. Abbiamo già avuto carretti disposti a svastica, ovvio. Questo particolare tipo di idiota non manca mai. No, vabbè, ma è proprio l'esempio di scuola, no, secondo me. O quello o con il link al sito di Gold Trading. Ottimo esempio per spiegare il funzionamento dei carretti, grazie Askez. Vedi, l'Adelfio, Askez è sempre molto chiaro, cioè molto concreto, no? Molto concreto, sì, sì. Cioè, sì. Ha un talento per dirti come concretamente la gente potrebbe usare una feature per il male. Sì. Quello è un talento straordinario, Io non ce l'ho quel talento. Ci devo pensare. Andiamo. Perché Askez è un chaotic evil. Sicuramente no. Chaotic. Sì, chaotic. Poi sull'allineamento se ne può discutere. Però chaotic sicuro. Chaotic non c'è dubbio. Io sono un po' più legal, neutrale, dai. Ok ragazzi, prendete il carretto, ci spostiamo nella stanza successiva. Confermo come quanto dice Stardust, e Memory non si prende alcuna responsabilità sulle composizioni dei vostri carretti. Esatto.
Di qua? Dove sono andato io? Verso il centro? No, stavo andando verso l'altro combat hotspot, però in effetti hai ragione, se vogliamo vedere il boss andiamo verso il centro, se andiamo dove prima che ce lo ninjino. Ci può stare, o prima che ci uccidano. Io devo fare un focolare, mi sto per addormentare. Ok, facciamolo chiuso. Abbiamo il materiale? Io non ho pietre. No, nemmeno io, né Brian ancora... né pietre. No, qui, questo legno vale, ragazzi, venite qua, col carretto. Pronto. Questo è legno buono, questo... Questo è legno top. Aspetta, cos'è? Prendi branch. Sì, le ho fatto. Cosa? Prendete prima i branch prima di tirare giù. Bravissimo, cravo, bellissimo. Questa cosa mi piace. Però mancano le pietre, Dio buono. Li avete presi tutti, adesso possiamo tagliarlo. Possiamo tagliarlo, sì. Prendiamo i branch di qua. Prendetevi anche questo legno che cravo dice che vale. Prendetevene una testa se riuscite. Legno blu, vedi un po' te. Sì. Io ne ho già preso uno per me. Ok, ne ho preso due. Ah, ma faceva perfino luce, bello. Questa è carina sta cosa. È come l'albino, anche sull'albino online c'è un legno blu. Che fa luce blu. Bello, bella idea. Sì, non mi ricordo se fosse arancione su Albion comunque. Vabbè. Poco cambio. No, questo è un hardwood normale, Andrea. Ci sono delle pietre qua in giro. Buonasera, Frankzo. In single player ha senso questo gioco almeno all'inizio? Ma non lo so. Allora, secondo me in single player rischi che se non sei portato ti annoi e vedi un gioco che non è quello vero e quindi ti fai un'idea sbagliata. Allora. Io per giocare da solo non lo so. Poi basta, non è che serve una cooperazione infinita, perché ad esempio Cravo gioca spesso da solo e tradda e si diverte anche da solo, quindi il gioco è anche godibile. Però devi almeno avere un gruppo di riferimento, per esempio banalmente noi, vieni in città da noi, stabilisciti vicino a noi e poi puoi anche giocare da solo, però almeno quello ci vuole secondo me. C'è un altro albero blu? Io ad esempio che ogni tanto gioco da solo, però so che in città c'è la gilda, c'è la gente di gilda, sì. Quindi ogni tanto chatti, hai il dubbio, chiedi. Fatto la casa vicino, per dirti, l'altro giorno, visto che in sto gioco, non so quanto lo conosci, non so quando sei arrivato, comunque... rischi di essere ammazzato dagli altri giocatori e a me piace fare trading. Sono andato a prendere delle risorse che valevano un tot, dovevo trasportarle in un'altra città con il rischio di essere ammazzato dagli altri player. Allora ho chiesto a un tizio di gilda, ti pago per avere la scorta. Mi sono fatto scortare da uno, l'ho pagato. Figo. Gli ho dato 200 pezzi per impiegati. Ragazzi, molliamo poi il carretto qua fuori che ci sono degli encounter. Io quello che volevo dire è che dipende anche molto dalla tua conoscenza di questo genere di giochi MMORPG, sandbox, PvP, perché ad esempio quando Cyber Luke ha giocato con noi l'altro giorno, Cyber Luke è un veterano di Ultima Online, quindi in un attimo si è fatto la casa, ha farmato tutto. Se sei nuovo invece di questo genere di giochi è ovviamente diverso. Ragazzi, cosa succede quando la barra dell'energia del sonno, insomma, raggiunge il suo livello più basso? Non lo so, credo avrai un on debuff. Lo vedremo. Non lo so. Sì, penso che hai un debuff. Un'altra pietra? Qualcuno ha delle pietre? Andrea, paranoia. Se non lo sai, con K ti siedi e recchi più in fretta. Paranoia, hai delle pietre? Andrea, hai delle pietre? Qualcuno ha delle pietre? Ho fatto il 15. Il Galelli mi ha droppato un Heroic Reward, Divine Reward. Un Galelli's Favor. Io mi vado a prendere il carretto. Sì. Sta cosa, pietre zero, Cravo, qua non ci sono. No, io qualcuno ne ho trovata. L'ho trovata? Pochissime, ma tutto questo per fare il focolare. Cioè, tu cazzo! C'erano dei legni, qualcuno ha abbandonato uno Sparkle. Prendi. Esatto, il legname non basta, mio sire. Quello lo facciamo domani, Stardust. Domani, se tutto va bene, Stronghold Definitive Edition. Tanta roba. Molto bene. Devo... appena un attimo mi faccio il tutorial. Stanno rispawnando i mob dietro. Procediamo col carretto. Ma il nostro carretto è sepolto dai mob. Dai mob, ok, arrivo. Ci muoio di uno. Devo aspetta un attimo. No, non ce l'ho fatta. Ma
Ragazzi, occhi aperti per le pietre, che qualcuno ce n'è. Sì, io sono due. Quante ne servono? Stones stiamo cercando. Quante ne servono? 10? Non mi ricordo se sono 10 branches e 5 stone o il contrario. Però mi sa di sì, le stone sono abbastanza. Eh sì sì, sono d'accordo con GameSquid, se sei un giocatore di MMO Team Park, è un altro genere di gioco, raga. È proprio un altro genere di gioco. Mi serve le pietre, io non ne ho. Small Stones. Non ne ho. L'ho gratto da dietro un muro, basta. Grazie mille, Shai Murene, intanto che è diventato postumano, grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille. Vero massivo postumano, addirittura per 37 mesi, grandissimo. Mamma grazie mia, mille, ultra, omega veterano proprio. Aficionados, fedelissimo, grazie mille. Comunque, sì, è vero, ci sono parecchi mu invisibili, questa zona si vede che devono ancora ottimizzarli. Aia, schiattato in 0-2. Vabbè, pazienza. C'è un botto di debilitazione. Sì, c'è. Cazzo. Stiamo più uniti, raga. No, ma qua ci ha fottuto il Greater Storm Elemental. Lo so, perché siamo anche un po' separati comunque. Non andrei fossi in te, Wing. Ok. Ecco, cerchiamo di non rimorire. Aiuto, pure block. Cioè, ce ne sono due, per quello che è così merdoso. Curate Plini. Ci ho provato, è morto. Sì, sì, un attimo, proprio questo qua quando decide di focussarti. Direi che sono in due. Vabbè, non mi preoccupate. Bene. La lingua italiana la metteranno al lancio ufficiale, Alex. Anche se devo dire che forse è una cosa un po' controversa. Io ho letto una cosa, non mi ricordo quale utente l'aveva scritto, però ero molto d'accordo. Forse a Rimasche, non mi ricordo. C'era uno che diceva: tanto i giocatori italiani sono quelli che non giocherebbero a questo gioco anche se fosse tradotto in italiano. E un po' è vero. Nel senso che questo, essendo un MMORPG sandbox di nicchia, PvP, eccetera, eccetera, è quel tipo di gioco che, secondo me, anche se fosse tradotto, comunque la gente direbbe no, non mi piace questo genere. Qualcuno, poi non tutti, ovviamente. Ma. Secondo me molti farebbero questo discorso, perché in Italia non tira. Oh, madonna, mi ha grato mezza stanza. No! Aspetta... Perché siamo separati, siamo in punti diversi. Sì, ragazzi, che io sto cercando disperatamente le pietre. Anch'io devo ricordare. Vabbè, continuiamo. Va bene continuare lungo questa strada, perché dovrebbe esserci la folgorite comunque. Quindi andiamo pure giù di qua. Ok, vado a prendere il carretto e arrivo. Poi, nel senso, se lo hanno scelto, se non l'hanno tradotto in italiano, è perché evidentemente i loro dati confermano questa cosa che diciamo anche noi, nel senso che loro ovviamente hanno tutti i dati di chi. Paranoia, ha trovato i sassi. Grandissimo. Io ne ho due, non so se ti servono. Dove lo facciamo? Qua nel sentiero? Io sono con Paranoia sul sentiero che va a sud. Sì. Io vi raggiungo. Vabbè, WoW è WoW, GameSquid. Con WoW è stato amore a prima vista, ma non solo per te, anche per Askez, per tutti è stato amore a prima vista, WoW. No, ma in realtà per me non fu amore a prima vista. Ah, no? No, perché io giocavo a Star Wars Galaxies e Anarchy Online, all'epoca quelli che giocavano a quel tipo di giochi lì, WoW, lo snobbavano. Dopodiché però vedevo che ne parlavano ovunque, ne parlavano su giochi per il mio computer e sembravano tutti così entusiasti di WoW, che ma io a quel punto avrò avuto tipo 12 anni. L'ho provato sui server un-offi e all'inizio non mi era piaciuto perché nei server un-offi cioè faceva tutto cagare, raga, questa è la verità, cioè schifo. Sì. Qui è pieno di folgorite. Raga, mancano 4 sassi, io ne ho trovato uno, 3 sassi. Un attimo, qua c'è paranoia. Trovati i sassi, trovati tutti. Grande. E quindi è stato poi successivo, quando altri me ne hanno parlato, mi hanno detto, ma no, ma guarda che l'ufficiale è tutt'altra storia, bla 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 bla. Provato la trial e poi il 16 gennaio 2007 quando uscì The Burning Crusade
io creai il mio PG e coincidentalmente il 16 gennaio è anche il mio compleanno, quindi era un po' scritto nelle stelle. Era scritto nel destino, sì, io arrivai dopo, nel 2008, prima di Wotlock, iniziai a giocare. Allora, intanto Jacopo Galelli ci dà un'informazione interessantissima riguardo alle vendite di questo gioco. Al momento l'Italia è il quinto paese per vendite dopo USA, Canada, Germania, UK, Inghilterra. Ok. Oh. Avrei detto qualche nordico anche che potevano spingere in questo genere di giochi, no? Tipo i finlandesi. E anche però i brasiliani, visto che c'è Ig Brasil. È vero, cazzo, è vero. I brasiliani o portoghesi, anche quelli hanno la gilda più grossa del server. Ma magari non sono veramente brasiliani. Bello Ig Brasil come nome, mi piace un botto. Come gira su un computer potato, chiede Gaz. Allora, il problema non è tanto una questione di grafica, ma è una questione di scattini che ti vengono se non hai... Io il mio container, ragazzi, scusate, è pieno, quindi adesso carico per voi. Potete anche sul mio, se il mio è, non dico vuoto. Però... Se hai un processore non molto recente, effettivamente fa qualche scattino ogni tanto che è fastidioso, e quindi vabbè, sappilo. Dopodiché è giocabile, però si patisce un po'. Io avevo un vetusto processore... E si gioca veramente vetusto, è roba del 2017, fine 2016. No, alla fine tu ti sei riposato? Sì, sì, abbiamo fatto il fuoco lì sul sentiero. Ma non l'ho preso io. Ah, nemmeno io, adesso vado a prenderlo. E lì, se torni indietro da dove siamo arrivati. Lascio qui la... Cioè, c'è un coso gigante, mi uccido. Qui il Wego. Vabbè, niente, quindi comunque, sì, scatta un po' se è un processore non modernissimo, diciamo. C'è qualche stuttering, carica un po' frequentemente. Comunque il gioco di base gira tranquillamente. Però sì, esatto, cioè, girarlo lo giri, Qualche scattino al massimo. Non c'è problema. Cura. Non l'hai detto tu, Arimask, ok, non... Vado un attimo a prendere il campfire. Sì. Metti anche il talent point. Fu amore dalle primi screenshot mesi prima della elite. Arrivo. Forse avete anche qualche anno prima. No, ma io ancora peggio. Nel senso, a me all'inizio non piaceva, ma ancora più di Asked. Cioè, a me per mesi non mi piacque WoW, perché all'epoca ero legato a Guild Wars 1, che era in italiano, che era comunque più facile da approcciare, no? Guild Wars era più semplice concettualmente. Poi non aveva il canone, che per l'epoca comunque faceva una grossa differenza per un ragazzino. Assolutamente, Guild Wars. Ma infatti io giocai molto a Guild Wars prima di giocare a WoW, proprio perché non aveva il canone. Io ovviamente non potevo permettermi il canone quando avevo 10 anni, 11 anni, 12 anni, e quindi si giocava a Guild Wars oppure sui server unoffi. Sì, Team Guild Wars. Poi la gente ha... C'è uno Sparkwood 3 qua, ragazzi, ve lo taglio. Sì, in realtà io ho detto che si può vendere a tanto, credo, non lo so, ragazzi. Io vabbè, penso prendiamolo, che sia... sono risorse in più, via. Ma se avete spazio. LOL, per te stavo di famiglia, rimasca. Avevi già fratello e papà che giocavano ai Morp, che LOL. Beato te, cazzo, i miei manco sanno cosa siano i Morp. I miei familiari. No, anche mio padre, pur essendo un grande appassionato di informatica e di videogiochi, non ha mai giocato ai Morpg perché non gli piace questa cosa del mondo finto, sti nerd che giocano. Vai, pigliateli, Wing, pigliateli. Vabbè, ma scusa, dove giocare anche i single player, il mondo finto, no? No, ma infatti lui gioca i simulativi, i simulatori di volo. Arma. Certo. Come albero diciamo che comunque c'è di meglio, non so quanto si vendano, dice Cesco. Ok. Ah. Shatter Words, new ability. Ah, non è comune, diciamo, non è comune, c'è di meglio. Credo che l'SD non è quello. Non lo so quanto si vendano. Forse conviene prendere i cristalli che stiamo prendendo rispetto all'albero. Ma guarda, io ti faccio vedere il mio wagon, è una roba che è meglio che non la veda nessuno. Sì, ma... Cioè, meglio che non la veda nessuno. Adesso lo guardo. Guarda, ce n'è anche qua di Sparkwood 3. Che male c'è? Un wagon pieno, quindi? Mi sembrano abbastanza comuni, stanno ripoppando i mob da dove siamo arrivati. Comunque ti ringrazio GameSquitter che dice: credetemi, vi invidio nel godere di questo tipo di giochi. Io proprio da ultima non mi è mai piaciuto l'approccio. WoW è stato amore a prima vista. Ti ringrazio che apprezzi comunque questo contenuto che portiamo.
Allora, io credo che abbiamo quasi i carretti quasi pieni, non lo so. Il mio forse è quello ancora un po' vuoto, cioè vuoto. Vabbè, no, ma tanto però... se facciamo il giro che pensava prima Giacomo di Folgorite ne troviamo ancora. Vogliamo provare ad andare al Colossal Storm Construct? Sì, vogliamo. Però è hard, secondo me ci distrugge. Sì, anche secondo me. Esplodere. Più che altro sai cos'è? Siamo in 5, ma soprattutto no. Abbiamo tanta Basta. Debilitazione. Allora, io infatti, no, infatti. Torniamo giù, usciamo da sud. Usciamo di qua da sud, farmiamo la folgorite che ci si para davanti, farmiamo i mob che ci si parano davanti, torniamo in città, cioè... andiamo a vendere passando per la nostra città. Siamo già belli, siamo pieni di zeppi di roba. Siamo satolli, come dicevano su non mi ricordo più quale gioco. Ah, Baldur's Gate. Il 2 però, però... No, il 3, ci sono le catacombe 3. Satolle in Baldur's Gate 3. Che io diciamo, che cazzo vuol dire catacombe satolle? Viene. Sì. È come il campo delle scolte. Traduzioni particolari e dove ma trovarle. Capito che satolle mi sembra uno di quei, un gergo di strada, no? Ma satollo vuol dire satollo, cioè sei satollo, no? Cioè invece è una parola vera, come dire. Satollo non... è anche sazio. Ricercata. È anche ricercata. Satollo vuol dire sazio, cosa c'entra con le catacombe? Vuol dire pieno, sono catacombe piene di mostri, infatti c'era il piene di scheletri, infatti potevi animare i morti senza aver bisogno. Io conoscevo soltanto l'uso della parola nel senso di sazio, di cibo. Shatter Words, dopo devo aver sbloccato roba interessante. È una parola aulica, sì. Vedete ragazzi, si imparano sempre nuovi vocaboli su MMO.it. Anche cos'è? Ieri un utente ti ha ringraziato perché gli hai fatto conoscere il pubblico ludibrio. Ah, scusami. Sono contento. Uno streaming culturale. Grande. Ciao, sono aggrato da dei mob. Mamma mia. I mob sono esplosi. Esplosi. Hai visto? Cravo, guardami. Didi. Guarda, vedi che ho la sfera. La sfera. Pazzesco. Mi si è buggato, continua a comparirmi a schermo legno da prendere. Io l'ho tolta perché mi toglieva troppo mana e non avevo abbastanza mana per un cazzo. Lag, oh, merda. Cristo santo. C'è un altro. Avevo amici che sono passati a WoW quando Galaxies l'hanno chiuso. Eh sì, me lo ricordo molto bene, l'hanno chiuso nel 2011 SVT. Galelli Divine Reward. Qua dovrebbero esserci dei... 2000 copie vendute. No, aspetta, ho detto una cazzata. Quindi cosa dici? Stai dando i numeri? Non lo so, 3000. Non ho idea, non ne ho veramente idea. Arrivo, vi raggiungo. Molte di più, no, dai, 5000 copie. Comunque Jacopo dice che ce la facciamo, secondo lui. Ah. Non lo so, io sono a metà vita, perenne. Ragazzi... Ma io non posso che seguire le indicazioni dell'unico vero sviluppatore, dio. Sviluppatore, siamo qua. Però occhio, magari lo sviluppatore dice per Conte. Allora, aspettate, no, facciamo le cose in modo intelligente. Droppiamo i cart qua prima del ponte. Tanto poi dobbiamo farmare la strada, torniamo indietro, frega un cazzo. Quindi buonanotte, Alex. Bello. Buonanotte, grazie a te. Sì, sono d'accordo con Cesc. Plini a metà vita del tank. Questo nub. No, di ma quel boss lì se lo sogna Plini di tankarlo. Dovremmo semplicemente puntare a stare vivi. Plini, rip. Quel nabbo di Plini. Ce la faremo, andiamo. Droppiamo i carretti e andiamo. Ma perché dicono stronzate in help? Che dicono? Ah sì, no, niente. Andiamo. Non ho capito, stiamo andando al boss o in città? Stiamo andando al boss senza carretto. Lascia il carretto lì. Certo che vogliamo un'anteprima di un'ora, Jacopo. Certo. In cosa consiste questa anteprima di un'ora? Contenuti inediti. Sì, siamo anche curiosi di sapere quanto ha venduto, ovviamente. Se vuoi dirlo, siamo tutto orecchi, caro Jacopo. No, io ero curioso, indovinate le copie vendute, sì, quello intendi.
Ringraziare il Galelli. Non lo so, 1 milione di copie, no, non lo so quanto ha venduto. Io ho detto 5.000, ma non so se sto dicendo troppo o troppo No, io poco. dico un po' meno, io dico... Aspetta, ma Vabbè, dalla... se Aspetta, contiamo anche aspetta. l'early access ci può Esatto, stare. ma dall'Early Access o da quando è tornato su Steam? Ma Ah, io dicevo in totale, proprio in totale. In totale in 5.000 te la totale ti do vedo. di più, no, in totale secondo me di più, dai. 10.000 in totale. Diciamo tra le 5.000 e 10.000. Da quando è tornato su Steam qualche migliaio. Non so. 1.000? 2.000? Non ho idea. Non vorrei sparare cifre troppo grosse, ma non vorrei neanche sparare Ma cifre troppo proposta, basse. se skippassimo ragazzi, corriamo dritto dentro? No, moriamo sicuri. No, 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 fammi fare exp, fammi fare mob. Si è piantato il PC. Tirato una laggata devastante. Allora, da ritorno su Steam, 5.000 copie. Minchia! Ottimo! Ma un successone! Questo solo su Steam? Io pensavo, sì, da ritorno su Steam ha detto. Io mi aspettavo 2.000 e 115.000 USD, che immagino siano i dollari. Sì, guadagno. Vabbè, ma allora, Galelli, siete ricchi? Ricchi. Adesso possono tornare a pagarsi e soprattutto a Di pagarci. cui 100.000 E sì. soprattutto, bravissimo Plini. Possono pagare loro che lavorano non retribuiti da 7 mesi e poi c'è un bonifico che stiamo aspettando. Mi raccomando, puntuale questa L'IBAN. volta. Sì, puntuale, l'IBAN è comunque lo stesso. Esatto, stacca sti assegni. Ah, che ridere. Eccolo! Aspettate. Galelli's favor immediatamente. Oh, no, io non ce bonifico? l'ho. Io non c'ho il bonifico. Droppaci sti Immediatamente. Galelli's favor. Immediatamente. Muoio. Tranquillo, ci sono. Muoio stasera. Ecco. Si scoprono i segreti Occhio qua, inconfessabili. occhio qua, questo è forte, occhio qua. Porca. Gli altarini. Cazzo, mi vado a mettere difesa da elettricità però Via via il camper. velocità. Mi date Sì, un però se secondo, stai in vado. mezzo alla OE lì è veramente un casino. Per un pelo. Preso Ragazzi. per i capelli proprio. Per un pelo, un film di Vado un pelo attimo a con mettermi protection da elettricità. Va bene. grazie, Askez. Se Ma no vai di spell absorption come faccio io, che comunque è già meglio di perché niente. aspetta, Mi vai a toglie troppo focolai, mana. bravo? Eh? Vai a focolai? Sì, sono qua, è dietro Ma di noi. dal focolaio puoi cambiare anche i talenti? Sì, Sì, li sì devi perché ci aggiungere se hai manca. livellato. Ma allora aspettate, ragazzi, perché questa roba è clamorosa. Io non metto i talenti da tipo un Ma. mese. Cioè, Occhio a che sia. Non ho mana, non ho mana. Trovate il mana, trovate il mana! Sto per arrivare con un PG che sarà tipo il doppio più forte di quello che stavo usando, raga. Benissimo, Bene, benissimo. Non vi dico quanti talenti avevo perché mi insultate, inusati. Dicelo, dai. Vabbè, Mi vergogno. dai, hai giocato solo per le live tu 3 volte. Avrai avuto Avevo. 8 talenti non messi. 6. Dice points used, punti usati 14 su 23. No. 9. Ci torna Io ho Plinio su nuovo. detto 8, erano 9. Un Come botto. vedi. Metto Guarda. Magical Armor, sì, la metto. No, Magical Armor. Ah, vabbè, dipende. Non so se tu usi Magical Armor. Secondo me avevi un'altra roba che ti mangiava il Ma è una mana. spell Magical Armor, Sì. eh? Ah, scusa. Allora no, metto Fortitude e poi Strength. Oddio. No, aspetta, ma ho capito. No, non lo so, zio. Lascia perdere. Non pensare a quello che ti ho detto Storm Elemental Laboratory qui. io. Un attimo che mi Credo sto di anche girando una Ex. siga. Un attimo, intanto che aspettiamo Flini. Sì, Pausa paranoia, facciamoci il pubblicitaria. laboratory. Sono solo due Fatevi mob. il laboratorio. Già, due mob già visti. Laboratori! Ah, ragazzi, bello questo Fractured. Io mi sto divertendo. Non posso. Cioè, io ho giocato 10. Ma avrò giocato, ma no, di più. Avrò giocato. Sì, avrò giocato 10 volte più a Fractured di quanto ho giocato a Diablo 4. Oh, hai rotto questo Diablo, non gli hai neanche dato una possibilità a Diablo, Ma solo perché non c'era giocatori. nessuna possibilità. Allora.
il discorso di dare una possibilità ai giochi si applica ai giochi tipo questo, ok? Ai giochi tipo Diablo non si applica perché i giochi tipo Diablo li hai già visti, rivisti e stravisti, quindi lo loghi 5 minuti ed è come se l'avessi giocato 25 ore. Poi va bene, anche c'è l'endgame, ovvio, d'accordo, quello è diverso e va bene. Però il problema è che se è noioso e merda. fa cagare, io non ci arrivo all'endgame. Però prova anche Albion Online, a quello devi Fuji dargli Wing. anche. Quello A quello devi dargli anche. è sicuramente molto più interessante. No, adesso è uno dei migliori MMO. Mamma mia, ti ho salvato per il rotto della cuffia. Minchia, scusate ragazzi, ero... È avvelenato, tipo, non so che Sì. cazzo. No, ti sta ancora attaccando. Ma che cazzo. È andato in evade adesso. Ma scusate, mi manca... No, siamo tutti. Ok. Cazzo. No, manco io, è vero, Sì, ma adesso manca sto prima, lo so che arrivando. se tu eri contato perché stai Sì, Diablo 4 è arrivando. scontato su Steam, che secondo me ci sta, nel senso Andiamo di contro 40 euro. questo, andiamo contro questo. 40 euro è un buon prezzo per Diablo 4, soprattutto adesso che c'è la Season 2 e poi tra 2 mesi esce la Season 3. E tra l'altro c'è una settimana di free trial su Steam, ragazzi, c'è cioè la prova gratuita. Sai a chi l'ho già fatto scaricare, Askez? Sì. Gli ho segnalato al buon Emberite. Ah, vabbè, sì, almeno se lo prova. Eh sì, ma lui Non di interessa, qua, non di qua. Di lui non è mica un hater di qua. Diablo, lui gli interessa. Ma neanche io sono un hater di Diablo. Va Oh, bene, va cazzo. bene. Ho giocato a Diablo 1, Dio santo, hater di Però di Diablo Diablo. 4 sei un hater. Arriva Io tanta roba giudico nel dall'evento. merito dei prodotti. Ah sì, va bene, si scherza. Io in cambio sono un fanboy, va bene. Comunque, sono curioso di sapere il parere dell'Emberai. Certo, anche io. Si fa un bel necro, secondo me gli piace. Fa il necro? Cioè, no, non lo so, dico, io gli consiglierei, secondo me il necro è una bella classe. A lui piacerebbe perché l'ha fatta anche su Diablo 3. Fa riflettere che sia su Steam, ma adesso ragazzi tutti i giochi Activision Blizzard pian piano stanno arrivando su Steam, eh. Già Call of Duty Chain è già arrivato Lightning. 2 anni fa. Call of Duty è già arrivato 2 anni fa, Overwatch 2 è uscito quest'anno, adesso Diablo 4, tranne cioè rimane solo WoW, che chissà se arriverà anche quello su Steam, tutti gli altri ci sono. Si inizia a vedere i primi risultati e l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft. Cioè, è una montagna sta roba. L'avreste detto? Sì. Infatti, tra l'altro, volevo giusto notarlo prima, perché io ricordo che uno dei complaint che avevo avuto ma anni fa, quando Fractured era tipo in mega alfa, era che Era il piatto. terreno era tutto piatto. Beh, sì, quando Invece giocavamo noto con... che qua stanno sperimentando di più. Poi si vede che si deve ancora dare una passata, al mondo di gioco in generale, renderlo un attimino più caratteristico negli Più vario in endgame. alcune zone, sì, Sì. tipo... Quando giocavamo quel continente tutto Sì, vuoto, sì. sì. Sì, Ad per esempio, praticamente... questa zona, questo Questa zona è laboratorio, bella. no? Laboratorio degli elementali è molto figo. È bello, ma non è ottimizzato. Vuol dire non è Cioè, ottimizzato. è pieno No! di muri, è pieno di muri Ah, è un invisibili. po' sì, occhio, È pieno di muri occhio. Non ho... invisibili, cioè, ovvio, è palese che lo devono... Gli manca il polishing, io sto per morire. Cazzo, no, via, via, non so se... Ragazzi, andiamo via. Gli manca il polishing, che ci sta perché ripeto un early access, però. Minchia, ma l'ha shottato. Mille danni gli ha Ragazzi, fatti. siamo messi troppo male. Ma sì, ma raga, ma è impossibile fare il boss. Io ho metà vita, Oh! davvero. Non voglio gufarla, L'ha detto lo sviluppatore vabbè, ma lo stesso. sviluppatore lo dice per il content. Comunque, sì, sono d'accordo. Aspettiamo Arimask. paranoia, aspetta paranoia. Arimask è una persona che sa ciò di cui parla. Il Diablo li conosce e fa notare che con la Season 2 è migliorato Sì, lo molto, so. Ci moltissimo. siamo? Go. Ci siamo. Coppla. Occhio a quella OE lì è incurabile. Mi metto haste. Ci schiatto. Cura. Cos'è sta roba? Pen Wiper.
No, ma ragazzi, ma io il mio player preferito su Fracture è The Pumpkin Lady. The Pumpkin Lady l'abbiamo incontrata nel primo streaming che ci ha donato a tutti una zucca e spesso scrive in chat alcuni fatti riguardanti le zucche, tipo che fa bene No. mangiare le zucche. È È molto vero, interessante come sto leggendo persona. adesso. Una bella community. Aspetta, dove siete voi? Siete piano. Ok, io ho creato un tizio venendo verso di voi. Quindi occhio alle spalle, occhio alle spalle. Altri. Ok, No, non vedo. ragazzi, ci siamo. Agro questo lontano, aspettate. Questo. Ma c'è il Sì, boss? sì. Qua dovrebbe esserci il boss. Beh, oddio, Diablo 2 ne aveva ancora Aspettate, meno di aspettate, agro zucchero. questo lontano, fatelo avvicinare, fatelo avvicinare. Questo sì, Eh sì, ma io è inutile sicuramente. che coordini via Discord, che tanto c'è il delay dello stream, quindi buona fortuna, ragazzi. Good luck. Cazzo, Sicuramente non è Patovex, sicuramente. Ma non vuoi neanche esserlo. ma infatti non è che tutti devono essere patovesi. Sono d'accordo. Ragazzi, deve essere qua da qualche parte, Se non ce l'hanno già fatto. Ah, forse qua, vedi che c'è la mappa che diventa un. eh. Secondo me è un po' più a nord da guardare la Sì, mappa. esatto, un po' più a nord. Lì c'è un mob. Ma qui c'è un altare. Ah, perché va su un monato, Ok, raga. eccolo, bravo che l'hai trovato. Andiamo da Plini, poi ho fatto questo mob. Però non so se abbiamo l'oggetto. Questo non ce l'ha detto il Galelli. Voglio rimborso, refund. Che Legend cos'è l'oggetto? Altar, servono 100 Storm Essence, 100 Primordial Dust e un Magnetic Gravel. Io Il non problema è ce quello, il Magnetic Gravel non c'ha nessuno di noi, che cazzo è? Mai l'ho. visto Ok, questa però cosa? vabbè, sono contento di essere venuto per aver visto cosa richiede e cosa succede. Tra Però l'altro. vabbè, sto cazzo del Magnetic Gravel sarà qua in zona, ci manca pochissima roba, tutto il resto ce l'abbiamo. Chi lo sa se è qua in zona. Dov'è Cerchiamo Galelli? sulla wiki. Galelli? Trovate il Galelli? Io comunque faccio uno screenshot così la prossima volta sappiamo già cosa Sì, serve l'ho per il suo fatto monaco. anch'io. Bravo. Ormai siamo una mente Magnetic allenata. Gravel è un reagente. La wiki è fatta benissimo, tra l'altro. Ah, in zona, dice il Galelli. È in zona appunto. Sarà nell'altro combat hotspot. Andiamo a O più a vedere. nord, qua a nord. Sì, sarà qua a nord. Qua, è qua, dai. Storm Elemental Prison è sicuramente qui. Sì. Rank Tento 24. dietro, tento dietro. Dici acqua, fuoco, fuocherello, fuochino. Col delay. Galelli. No, Del è delay. già come siamo io e te, non so se. Vabbè. Ah, ma perché noi siamo andati a sud? Pensavo foste Non voi. è. Devo fa. Guarda! Ma c'è uno lì sopra, lo vedi a destra in alto? Sì. Sì. Sulla. Due ce ne Giocano sulla. Come si dice? Sulla prospettiva. Però mi sa che sono. bug, sono due, sono bugati. Sono bugati. Ma allora ragazzi, io vi devo dire questo, non starei a farmare, cioè non vorrei cercare 20 ore questo oggetto, considerando che No, è voglio ancora qua. andare a fare il viaggio. Facciamo un giro qua, se lo Dice che è troviamo qua. bene. Dice che è qua, abbiamo fatto 30, facciamo No, no, 31. perché vabbè, ma torneremo. State morendo, state morendo. Ritorneremo, dici? Prima o dopo. No! Dai, la testa sarà qua. Chissà, ci servono degli indizi dal Galelli. Galelli Tips. Tips and Sì, Tricks. acqua, fuoco, fuocherello, fuochino. No, ma sapere se è un drop casuale o se è in un punto preciso, ecco, questo O se è è un invece mob, un ottimo appunto, indizio, perché se è in certo. un punto preciso lo troviamo. O Se è un forse drop una cosa casuale. da craftare addirittura con altri reagenti. Askezo. Ma dimmi una cosa, com'è l'healing in questo A me gioco? piace. Tipo Fatto Titan bene? Quest. Ah, beh, vabbè, se dici come Titan Quest fai un complimento di C'è quelli un illu. passaggio. No, non c'è un Solo passaggio. che vorrei avere più abilità di healing. Ho visto dove devo prendere le altre, ma non so dove sono quei mob. Cioè, ho visto da quali mob le devo prendere, ma non so dove sono quei mob. Che è sulla wiki.
Sì, infatti devo andarla a farmare, quello mi interessa. Rent for fun, se vuoi unirti ben volentieri, solo che devi arrivare qui dove siamo, no, è troppo difficile. È difficile, cazzo, sono morto. Abbiamo scazzato qua, abbiamo scazzato. Sì, bastava aggrarne uno alla volta. Sì, adesso sì, la debilitazione è troppa. Your wolf address is broken, hai una testa di lupo? È casuale? No. No. Ah, ecco, Galelli dice che non ce la faremo mai con questo gruppo. Ci stava trollando. Niente content. Va bene, ragazzi. Va comunque bene. Ho lo screenshot e so cosa possiamo fare. Torniamo verso il carretto, sperando di non morire. Che infame il Galelli. Così il Galelli. Galelli ha milcato per il contenuto. C'è un sovrapprezzo del 5% sull'assegno, poi. Sì. Io l'avevo previsto, ci mettiamo d'accordo, li conosco gli sviluppatori. Comunque, diciamo così, il Galelli dà, il Galelli toglie. Puoi dirlo forte, puoi dirlo forte. Minchia, se avessimo droppato l'oggetto, quanto avrebbe riso a vederci esplodere. Pensa, l'avremmo pure usato drop mega raro sprecato per farci massacrare. Corri, 100 corri. Cristo. No, non stanno ripoppando tutti. Io mounto. E scappi? Si salvi chi può, raga. Ognuno si per salvi Dio, chi Dio può. Per tutto. Ognuno per bisogna Dio, per arrivare tutto. Al ponte. Vi ricordate dove abbiamo lasciato i cosi? Spero per come voi no. Sì, sì, sì. Ho già dimenticato. Ask Zoro, sei... Mi sa che sei morto. No, tranquillo. Dio. Sì, sono morto. Ma voi non fate il mio stesso errore. Ci muoio pure io, forse. No. Ci moriamo tutti, raga. Qui sarà la nostra merda. Fine. Non vedo l'ora di tornare a casa e farmi un bel riposino davanti al focolare. Però noi questo lo facciamo, questo lo facciamo. Il problema sono gli altri. Merda. Corri. No, è che devo mountare. Che morendo contro i mob perdo una percentuale di vita massima che posso recuperare solo se riposo in una casa. Ok, possiamo recare, easy. Se invece muoio contro i player mi possono lootare quello che ho nella borsa, non quello che ho equipaggiato ma quello che ho nella borsa. Esatto, puoi rispondere anche a Biocageo, il cosiddetto partial loot. Nel frattempo eccolo il pagamento del Galelli, questa volta per davvero, Fracture del MMO diventa massivo, grandissimo, ma vero massimo postumano. Per merito di Stardust però, diciamolo. Ah, bellissimo, no, allora c'è l'intrigo ulteriore, c'è il middleman, incredibile, grande Stardust, complimenti. È l'uomo nell'ombra. È l'intermediario, il faccendiere di MMO Hit, o del Galelli, è il faccendiere del Galelli. Grazie mille Stardust, di cuore. Mamma mia, comunque stiamo creando noi la lore attorno a questo gioco. Merda, mi sa che ci muoio malissimo. Oh cazzo, quanti ne ho grati. No, vicolo cieco? No, forse puoi fare teleport. Io mi sono cavato d'impaccio in un modo che non ti sto a dire. Ce l'ho fatta. Mamma mia. Sono quasi al focherello, credo. Ma ho sbagliato strada per caso? Boh. Io sono focarello. Oh cazzo, ho sbagliato strada? Merda. Ma tu sei andato a sud o a ovest o a est? Chi è che mi sta seguendo? Non era di qua. Non lo so, io sto seguendo Askez e non lo so. Chi siete voi? Io e Paranoia siamo al focarello. Torna indietro, torna. Pensavo solo fosse Askez, che cazzo. Sono pure demontato, io qua ci schiatto. È una tragedia. Una tragedia? Potevo scegliere tra est e ovest, sono andato a ovest e lì è la mia morte. Sarei dovuto andare a est, ma non lo sapevo. No, mi salvo. Incredibile. Questo gioco ti salvi spesso per il rotto della cuffia, questa è una bella cosa. Adesso che l'ho detto, non... però. Ok. Fantastico, fantastico. Anche gli ancestrali, quelli color argento che dovrebbero essere esclusivi, sono inutili se non utilizzi la build che potenziano uno specifico. Non funziona. No, ma sta parlando di Diablo. Sta parlando di Diablo. No, scusate, non ho capito. Sembravano così. Due pagine di Theorycraft su Fracture ed ero già preso male. Così almeno non si becca la pubblicità al Galelli. Grande. Beh, comunque, Diablo 4, io ricordo che già tra due settimane, a dicembre, esce la patch che mettono l'Abattoir of Zir, cioè il mattatoio di Zir, che è un contenuto uber endgame. Quindi, comunque, è molto interessante, lo stanno espandendo un botto nel game.
Merda. Ragazzi, che avventure. Sfuggire dai mob mi ricorda, di sai cosa mi fulmine. ricorda? Molto più in piccolo Askezo, è molto più in piccolo, però mi ricorda quando ci eravamo persi nella giungla di Mortal Online. È un po' è così, vibes da sandbox. Sì, certo, quello è più immersivo perché è in prima persona, col graficone, full loot, ciclo giorno-notte, Mi però hanno rubato tutto ciò che avevo nel carrello. No, scherzo. Controllato. nessun problema. Questo se la cava, dai. Nessun problema. Vabbè, aspetta, tiro giù quest'albero e mi fullo il carretto perché mi sa che non troviamo più cristalli. Si torna a casa, ragazzi, dice Paranoia. Sì. Io Si torna a casa. sto. Io sono al focolai in questo momento, raga. Sto combattendo per la mia vita al focolai. Poi andiamo ad Hangover a mettere in vendita. E direi che siamo a posto. Mi avete abbandonato? The container is full. E dov'è Andrea in tutto questo pure? L'ho visto indietro, l'ho visto indietro, mi spiace, temo che non ce l'abbia fatta. Cazzo. Temo che non ce l'abbia fatta. Vabbè, sapete, no, dove dovete arrivare. Perché Io. l'ho visto più indietro di me. Eccolo, si è alzato, grande, appena alzato. Eccolo qui al focolai. Dai, dai, Vieni, vieni, aspettiamo. scaldati al focolai. Scaldati Non al possiamo. focolai. Non possiamo Cosa? perdere. Ah, eccoli. Ah, no, c'è paranoia. Scaldati al focolai. Minchia, io ho metà vita di debilitazione. Oh, comunque dovete. Va calmata un po' questa No, meccanica. no, 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 no. No, no. No, aspetta, ma Assolutamente zio, ma no. no, ma aspetta, aspetta, zio, ma come io non è che dico che la devono togliere, ma come in Guild Wars 1 deve essere bilanciata, in Guild Wars 1 la Va debilitazione mi benissimo come arrivava, adesso. Va ma mi benissimo. Ma non arrivava avevi i talenti? Sei quando... morto prima di mettere i talenti, zio, ci sta, cioè. No, cosa c'entra? I talenti li ho messi? Sì, ma eri già morto 800 Ah, volte. ma non è quello il discorso, io sto soltanto dicendo che secondo me la debilitazione non può togliere permanentemente, ci deve essere un cap, tipo il 50% in meno massimo, Per me è giusto secondo me. così. No, Dipende qual è il limite massimo. fino a quando non muori definitivamente, ti No, ammazzi. vabbè, no, no. Sì. Io Se sono no, ma d'accordo con Cravo. no, vabbè, se muori definitivamente cosa metti la permadeath? Ma Vabbè. No, no, muori quello che ti invece di posso andare dire è che c'è un down. oggetto molto raro che puoi craftare o che cazzo ne so, che ti ridà un po' di... ti toglie un po' di debilitazione. Ok. Quello spaccherebbe. Guarda che stavo morendo, incredibile. Comunque ci A siamo, proposito di io e debilitazione. Andrea. No, ma infatti a Remask, ma Diablo 3 era 10 volte peggio, raga, è soltanto per nostalgia Andiamo. che si rimpiange Diablo 3. Poi capisco, era un bel gioco, però rimpiange i tempi della casa d'aste pay to win su Diablo 3, cioè seriamente, raga. Comunque ognuno può pensarla come vuole, Andiamo. ovviamente. La casa d'aste c'entra tutto col gioco in sé, Satineco, perché il fatto che al day one ci No, fosse la ma casa io penso che d'aste. se nel 2024 ci stiamo ancora a dibattere sui cose, che Dio me ne scampi se mi faccio coinvolgere in un dibattito su No, Diablo ma 3 io nel ho capito. Ho 2024. capito. Permettimi di dire questa cosa. È sbagliato pensare, ma c'era la casa d'aste, ma non cambiava nulla. In realtà, l'Action House, la Real Money Action House, cambiava tutto perché lo sviluppatore, sapendo che c'era la Real Money Action House, Blizzard, sapendo che c'era la casa d'aste per soldi reali, ovviamente aveva bilanciato la progression del gioco sulla base della casa d'aste per soldi reali. Cioè, è un dato di fatto, nel senso, ricordatevi sempre che i giochi non vengono sviluppati a compartimenti stagni. Certo, questo è Se c'è una vero, eh. feature, quella feature poi va a influenzare il gameplay. E la Real Money Action House di Diablo 3 è un esempio perfetto, perché il fatto che fosse presente questa Action House pay to win ti andava anche a modificare come gli sviluppatori avevano bilanciato la progression del gioco, dell'equip. Cravo, seguirti è una pena inenarrabile perché Perché? mi becco tutti i mob già aggrati da te dietro che sono già belli pronti, carichi col colpo. Mi hanno ucciso, cioè mi hanno distrutto proprio. No. Mi L'ho spiace. Sì, col spiegato. colpo in canna che non Certo, aspettano altro che passi il secondo della fila per farglielo, no? certo.
L'ho spiegato, Satineco, è un dato di fatto che è così, poi ognuno può pensarla come vuole, però. Ma la versione attuale del gioco è sbagliato confrontarla con Diablo 4 che è appena uscito, raga. Diablo 3 c'ha 12 anni sul groppone. No, raga, sta crollando il ponte, lì siamo troppi. Magari. Come Lethal Company. Sei mai andato su un ponte su Lethal Company, Cravo? No, Se tu vai su un ponte a pioli, no? Un ponte no. che Qui ti c'è il vede. rischio. Se salite in No. troppi e porti troppo peso, cade il Bellissimo. ponte. Sì, molto bello, infatti me lo... cioè, memorabile. Comunque, scusate, sono rimasto indietro perché non trovavo dove passare. Non trovo il passaggio per il ponte. Detto ciò, con questo chiudiamo l'argomento Diablo 4, raga. O Sì, tre. chiudiamo l'argomento Diablo 4, che la nostra mandiamo se la nostra chat va sempre a fuoco con Diablo 4. È un'alfa, Leio, è iniziata l'alfa di Pax Day. Beh, sì, è un'alfa, nel senso, tutte le alfa sono closed. Sì, se fosse un open beta il gioco sarebbe già uscito. Ho letto una cosa su Pax Day da parte di chi l'ha provato, è 7000 player, non è vero, eh. Sono macro server da 7000 player ulteriormente divisi in istanze da 150 player. Benissimo. Sì. Quindi è un cazzo di survival, porca No, troia, è il no, solito survival. no, 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 fermo, fermo, non mi piace la negatività. Il solito cazzo di survival c'è server da 60 player, di solito, Vabbè, 70. sai Beh, cosa cambia se ne hai 100 anziché 60? non è la stessa cosa. Cambia niente, è sempre quel Askez, tipo non di dirmi gioco che lì. proprio tu ti stai fossilizzando sul discorso, ma quanti player ci sono in un'istanza? Proprio noi che abbiamo puntato Ma non tutto c'entra su. niente, è lo stesso identico gioco, che siano 60 o che siano 100, è lo stesso gioco. Battlefield e Battlefield, che siano 32 contro 32, 64 contro 64, il cambiamento è marginalissimo, il gioco sempre quello è. Quindi quello è purtroppo un ennesimo sandbox survival alla Ark, alla Conan Exiles, Perché non quindi. dovrebbe essere un MMO? Come lo è Ark o Conan Exiles, o Myth of Empires. Boh, mi sembra molto più MMO di Ark con Anexis. Bisogna Comunque. vedere come sono poi collegate le istanze all'interno del server. Comunque io sono stufo di questa negatività ancora prima di provare i giochi. A me il gioco mi interessa, mi intriga, lo proverò, non voglio parlarne male prima di averlo provato. Il suo Andrea, ti sei solito. candidato in Gilda? Puoi farlo in città se non l'hai fatto. Devi entrare nel municipio, schiacciare sul libro e iscriverti. Ma lì ti iscrivi in città, non alla gilda. Ah, è vero. Lì La Gilda diventi ti devono. cittadino. Ah, scusami. La Gilda ti devono invitare. Devi trovare un GM. Comunque, giusto intanto farlo iscrivere in città. Buonasera, Orco Khan. No, purtroppo non credo che saremo alla Milan Games Week. Tu vai, Cravo, quest'anno? No, Ah, neanch'io. E allora quest'anno niente, quest'anno non no. si Cioè, va. oddio, se ne stava parlando con colleghi e cose, ma non ho molta voglia. L'anno scorso, Neanch'io. sinceramente, non mi sono proprio divertito, ecco. Già, è stato carino, Parolone. vabbè. Carino, ma boh, non so, forse non è per me la fiera del fumetto. Beh, la fiera del fumetto. Non è la fiera del fumetto la Games Week? Vabbè, dai, c'era anche quello. Ah, sì, anche Cartoon Mix, come si chiama? L'anno scorso era tutte e due, dai. Anche quest'anno, sì. Purtroppo, infatti non mi piace. Voi siete tornati in città? Sì, io sono in città adesso. Sono stato completamente abbandonato, ma non importa, sto arrivando. Ok, siamo Perché si arrivati e non ci parla. hanno gancato. Grandi, perché si parla di pioli in chat? No. Scalapioli, l'ho detto prima. Ah. Allora, Io ragazzi. ritengo Diablo 4 un buon gioco, dice Stardust. Si può giocare anche un gioco e accettare che finisca. Ciò non toglie il divertimento nell'averlo giocato. Bravissimo, questo è un discorso Questa molto saggio. è una cosa che noi diciamo sempre. Detto ciò, con tutte le patch e i nuovi contenuti che stanno uscendo, si può tranquillamente. Ci sono tanti motivi per tornare su Diablo, ecco, Do questo solo volevo dire. un'occhiata ai prezzi. Anche Cravo lo sta facendo, vedo, bravo. Sì. Supponiamo di voler vendere, com'è che si chiama Folgorite?
Folgorite, sì. Disse City il ca... Porca troia. Folgorite... A Bonner City vediamo. La comprano a 150 a pezzo, eh. E a Ike no, Brasile a 199. Prega un cazzo. Io vado... Ma figurati. Easy, easy. Hangover la vendiamo a 200 al pezzo. Ma certo che la vendiamo. E invece l'altra, com'è che si chiama l'altra che abbiamo solo io e te? Shadium. No. Shadium. Sì, giusto. Shadium Crystals. Giusto. No, per me potete intasare. Non è in vendita ad Hangover. Andiamo dritti ad Hangover e si vende tutto, ragazzi. Raga, fammi. Io sono solo, sia chiaro, io sono solo contento che scrivete in chat, perché più engagement, più interazione, più utenti, insomma, scrivete tutto quello che volete. Dico solo che noi ovviamente ci concentriamo più sul gioco di Fractured, però più scrivete più siamo contenti. Dove sei tu, Plini? Sto arrivando in città. Ci vediamo a casa. Sì, ma io adesso devo liberare tutto, cioè sono appena arrivato... Che me ne faccio di questo? Non devi fare niente, devi solo seguirci col carretto a casa che andiamo a vendere ad Hangover tutto il malloppo. Sì. E mangiare qualcosa perché stai morendo di fame. No, sono pieno di cibo, me l'ho già portato dietro. Come l'ho, detto così. L'ho detto così, perché io stavo morendo di fame, esatto, allora ho detto sì, magari... Era ora di mangiare, in effetti. Ma Subalime io me l'ho... Come Subalime portavo dietro la roba? No, quello che devo fare è devo riposare per togliermi la debilitazione. Quello devo fare. Certo, infatti è per questo che passiamo da casa. E anche perché è sulla strada. Tra l'altro ho trovato dei pomodori crudi che me li cuocio, dice. Un roasted tomato. Pomodori ben cotti. Benvenuto Paranoia in casa mia. Che paranoia. Gesù. Come si cucinano i pomodori? Non trovo la ricetta. Ok, manca solo Plini, no? Ah, ecco, sì, vieni. Cosa? Andrea, entra qua e riposati. Benvenuto in casa mia. Tocchiccio tutto. Ci sono le zucchine, lol. Non lo so, secondo me ci sono. C'è tutto in questo gioco. Non ho controllato. E ci sono dei poi. Mi hai sbattuto la porta. Cosa intendi con portali, Gaz? Perché i portali ci sono, ma se intendi il fast travel, no. Cioè, hanno degli scopi precisi. I portali in questo gioco servono per passare da un mondo all'altro. Sì, ogni mondo ha un portale tipo questo. Si chiama Stargate. Esatto, da un pianeta all'altro. Però non c'è il fast travel. È un gioco vecchio stile. C'è una forma di fast travel nella misura in cui puoi prendere le navi, partire da un harbor e arrivare a un altro harbor, però ti costa dei soldi se parti con degli oggetti, tanti soldi. In base a più roba quanto pesa. Sì. Più paghi. Sto messense vi serve? No. No, ma vieni qua. Sto arrivando. Appena arrivato in chain... cazzo, ho perso... No, aspetta un attimo, il carretto è rimasto indietro, arrivo. Ecco, l'ho lasciato qui dove stavo dormendo. Io sono a metà strada, ragazzi, mi sono incamminato. Uè, c'è Lupo Solitario intanto in chat. Uè, buonasera. Non devi chiedere a me di gildarti. Se mi segui, però, ti porto dagli altri. Che sono qui a sud. Cravo, tu sei già arrivato? Sono a metà strada. Ma aspetta, spero che ti ganchi, non basta. Ma io ero convinto partista, intanto ho messo la... Lo so, siamo qua. Ma che convinto partista? Ma eravamo tutti pronti per partire un'ora fa. Ma raga, io è un'ora che sono da solo a tutt'altra parte del mondo. No, poi se volete giocate, però è ovvio che ci metto tanto per arrivare, no? Ok, ragazzi, ci dovremmo essere tutti, andiamo. Anche perché sono l'unico che legge la chat, quindi raga, non è male che rimanga un po' più indietro. Dove siete? Non vi vedo. Ecco. Ma questo è rosso. È neutrale. Riposa e andiamo. Ma ho già riposato. Andiamo.
Grazie, beh, mi ha aspettato molto gentile. Aspettiamo solo che Andrea prenda il suo carretto. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo arrivare fino alla città di Hangover seguendo semplicemente la strada lastricata. Se seguite la strada lastricata avete un bonus di velocità. Questo lo dico così. Bei momenti su Fracto e Sono tutti insieme. Ci starebbe gioco, ma infatti dovremmo giocare, dovremmo scegliere, adesso al di là di, adesso lo stiamo facendo con Fracto e benissimo. Però dico in generale, quando finirà Fracto e dovremmo scegliere un MMO e iniziare tutti quell'MMO, no? Beh, Giocarci l'MMO insieme. però deve essere gradevole da giocare e mi intrippi, sennò io mi spiace. No, ovvio, ovvio. Però io da parte mia lo sapete già che ad esempio proporrei Albion Online, insomma, lo sapete. Quando verrà il se mai ci stuferemo di Fractoid. Proporrei Moeta Online 2, ma Canon è RIP. Grimdon è bello, Rimask. Ecco, si potrebbe fare invece un giro su Grimdon. Ah, volentierissimo. Sì, Per far quello vedere un ci vuole. bel action RPG, cosa vuol dire? Dopo Titan Quest, ma per me potremmo anche tornare su Titan Quest, anzitutto. Che dobbiamo ancora finire l'espansione Immortal Throne, che è diventata E Immortal Throne. Ragnarok e a Rise of Atlantis li Vabbè, ma quelle consiglio. dicono che siano mediocri. Quella davvero consigliata è l'espansione Immortal Throne, che però è diventato Immortal Throw. Volevo spaventarmi. Ma si legge subito Krulo, Ho caos. capito, però hai visto un rosso che fa Sì, carino, un'ancia. carino, carino, carino. Ho disbandato per Lo forza. so, Mi dispiace immagino. Andrea Mac, ma noi non ce la possiamo fare su BDO. Cioè io personalmente non ce la posso fare su Ma BDO. come faccio ad attaccarvi? Comunque non è che posso attaccarvi anche se sono neutrale. Io non Questa l'ho cosa non è capito. chiara. Devi. Ti sei messo P. Ah no. Prova, prova. Aspetta, c'è l'autowalk, Dio. Attenzione raga, paranoia dice io devo staccare e lascio il vagone in città, ma lo dovreste poter aprire. Posso attaccarti, Giacomo? Ti do un Ok, ma in città colpetto? dove, scusami? Immagino nel caos o No, ad nel cielo. Hangover, che tanto siamo quasi arrivati. Ad Ok, Hangover? sì. Oddio. Se lo Ma lascio ad l'auto-attack Hangover non va ti fa bene. niente. Vabbè. Se lo lascio ad Hangover va bene. Perfetto, Hangover, perfetto. ok. Comunque anche Paranoia gioca ad Albion, eh. Ci sta, ci starebbe Grande. Albion. Sì, Tra l'altro in no, ma non italiano, dubito. uno dei migliori MMO. Ma strana cosa, riuscivo a colpirti con le spell, Ho ma non con visto, ho l'auto-attack. visto. Sono perplesso. Forse perché sei seduto a cavallo e passava in mezzo alle gambe del Eh cavallo. sì, però fanculo. Buonasera, Vabbè buonasera. che si può fare il ghiaccio, lo ghiacci. Però comunque sì, Sì, dovresti poterla però attaccare anche con strano. l'auto-attack. Può Quindi essere possiamo anche. duellare. È vero, Ant for Fun, che tra una settimana c'è la Season of Discovery di WoW Classic. Quella è una bomba. Quella sarebbe una bomba. Il problema è che al canone in un periodo in cui stanno già uscendo 250 giochi in questo mese. Cioè, c'è troppa roba. Ok, siamo ad Hangover, raga. Minchia, Cosa? ragazzi. Che Scarpinata. Madonna, sì, è stato impegnativo, È stata più impegnativa, però prima quando ci attaccavano i mob, Vabbè, ok, qui. no, certo, diciamo tutto, però vedi anche questo è stato uno streaming lungo, no? Una sessione lunga fatta proprio bene, in qualche modo abbiamo visto tanto contenuto. Però è soddisfacente, senti il progress, no? Non so come dire, cioè noi abbiamo fatto una cosa utile, non lo so, io mi sento di aver fatto una roba, non lo so, il È significato delle divertente, di cose, il ma non ci significato giocate delle in gruppo. cose, ma no, Giocate ma è in proprio il gruppo. significato delle cose. Vabbè, adesso senza fare troppa retorica, in gruppo sicuramente divertente, ha un significato.
Io, se volete, ve lo apro il carretto, perché in realtà io non ho idea. Vabbè, guardo quanto vendono le cose. Ne Io ho vedo un 15 a 200, Giacomo di Shadium. Sono quelli che Io ho me messo le... io. A 200 li hai messi? Sì. Ma a 400? Dobbiamo tirarcela, raga. Ma a me non mi Ma aprono. sono vicini qua. Tu dici, Ma eh? la gente non c'ha voglia di andare lì, farsi sto viaggio per poi trovarseli già lootati. Vabbè, io li sparo a Tu 400. sparali a Poi... 400. Vediamo poi se vale. Se li vendi, complimenti, li metteremo Noi così. vendiamo Folgorite, Crystals e Sparkwood Log? Wood? Sì, dovete parlare all'NPC, cioè dovete parlare al marketplace essendo sul cavallo, essendo sul cart. Solo così potete mettere in vendita la roba che avete sul cart. Ringrazio. E li mettiamo tutti in vendita, non è roba che ci servirà. No, no, vendi, vendi, ci servono Vendo. soldi adesso. Ok. Molto interessante. Ah, Gibu ha l'accesso alla prossima beta di Core Punk. Attenzione, molto Cazzo, lo vorrei un interessante. sacco giocare io. Molto interessante Core Punk, Gibu. Mi Core sembra Punk è molto uno dei bello più a me quel gioco. interessanti. Eh sì, è vero, Askez è innamorato di Fractured. Godiamone finché si può. Ed è Siete i soliti subito. esagerati. Beh, Vi ti ho sei. educato io del resto. Ti sei innamorato di questo gioco, ma ci sta. È un bel gioco questo. È un bel Qua io gioco. dico che è un bel gioco, dopodiché né urlo al capolavoro né dico che è la next big thing prima che mi mangino vivi tutti, però per me è un bel gioco e tanto Giacomo. mi basta. Duel, andiamo a casa. Sì, andiamo a No, aspetta, casa. aspetta, aspetta. Ah no, vabbè, ma paranoia è giusto che venda lui, tanto rimane. Ah no, 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 perché potrebbe no, 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 Cos'è? no. Allora, paranoia ha lasciato il suo wagon qua, no, con la roba. Eh sì, qualcuno deve prendere, magari anche Gliela lei deve vendo prendere. io, gliela vendo io, perché se gli lascio il carretto qua, ho paura che despawni se lui domani non logga, capito? Quindi tanto vale Tra mettergli in l'altro, vendita ricordiamoci anche. la cosa che avevamo detto di quanti gold aveva ognuno di noi all'inizio. Io ne avevo 2015. Facciamolo subito adesso, dividi, control click, Io dividi non ho ancora 2015. venduto le mie cose, però. No, ma quelli non li consideriamo, cioè io adesso parlavo dei gold, del loot dei mob. Io ne ho Il per carretto doveva 300. essere pieno, ognuno Io pieno. al momento ho solo 3200. Quanti ne Quindi avevi all'inizio? 2015. Fai 2000 per semplificare, adesso ne hai 3000. Calcolatrice. Vabbè, sono circa 1000. Io ne ho 200 fatti più 300, o meno. 555, precisi. Io, Fa togliendo i 1200. 200 che avevo prima, ne ho 2000 da dare, 1940. Allora, li diamo tutti a Giacomo che poi li Sì. divide. Dov'è Giacomo? Sono qua. Ecco. Siamo sicuri? Che non è che ci fa la cresta? Siamo Lo sicuri. fa in live. Scherza, dai. Ma sì. Va bene, io gli ho dato. Aspetta. 1944 erano quelli che mi hai dato? Sì. Perché ho fatto una cazzata. Ok, ora siamo a posto. Io ne avevo 2015, ne ho lootati 3200, quindi te ne devo dare 1200 circa. Allora, devo... aspetta che devo Control staccare. drag. Sì, devo staccare. Ho detto 1200, ho detto. Allora. E Andrea, se vuole, non so, Se vuole favorire. se vuole mettere quello che ha lootato e poi dividiamo tra tutti. Potrebbe Yes. essere conveniente come sconveniente. Dipende da quanto hai sifonato i mob. A me teoricamente dovrebbe essere conveniente, che Cravo aveva aspirato molto più di me. Perché Accept? non mi ha venduto la Folgorite? No, perché tu puoi piazzare un ordine, non è che la vendi Non c'è istantaneamente, a nessuno meno che che... la... Vedi gli Cioè, ordini di vendita e gli ordini di acquisto. Nel caso della Folgorite non ci sono ordini di acquisto, per cui tu piazzi un ordine di vendita nella speranza che arrivi poi qualcuno a comprartelo. Ma arrivano, li abbiamo già venduti. noi le abbiamo messe attorno ai 200 gold a Sì. pezzo. Sì. Aspetta, aspetta, la Folgorite... Ah, il Folgorite Crystal ha circa 200 a pezzo.
Allora, per dare i soldi devi drag and droppare addosso al player con cui vuoi commerciare, vuoi fare scambi, vuoi tradare. Sì, drag and drop. Quindi però c'è Askazur lì. Per staccare i soldi fai click più control, control click. Lo metto 199 a pezzo. No, abbiamo fatto solo degli ordini di vendita, sperando che prima o poi qualcuno ce li acquisti, abbiamo messo una cifra, insomma. Play sold, quindi. Ma costa piazzare l'ordine. No, no, non costa. Allora, ragazzi, abbiamo 4600 gold da dividere. Precisi, proprio. 4600 precisi. Gli ho dato 2000 io. 4600 diviso 4, 1150. Vedi l'onestà che ci ho perso i soldi, pazzesco. Ma persino io ci ho perso. Beh, ragazzi, io non ho lootato apposta perché... Ma sì, ma chiaro. Ma... Andrea Mack è quello che ci ha guadagnato di più. Aveva 400 gold e mo se ne fa 1000... Ma mancano quelli di paranoia, vabbè, è andata così. Vabbè, è scappato con loot. È scappato con loot. Ho cercato di tradare con Andrea, ecco qua. E gli Spikewood Log a quanto consigliate di piazzarli? Ma io l'ho messo a 150. Lo vedo, mettevo a 149. No, scusa! Te l'ho rifiutato, credo. Aspetta. Sì, la città di riferimento è Chaos Gate, esatto, lupo solitario. Grazie. Plini. Sono qui. Das dice che Askz è quello che ci ha guadagnato di più facendo i calcoli. Sì, ma perché lui non ha lootato apposta. Giusto, giusto. Grazie mille, carissimo. Buono, questi me li metto per la casa. Questi vanno tutti nell'affitto della casa. Andiamo. Sì. Torno a casa e sloggerò lì. Perché... Facciamo un duel? Va bene. Perché si slogga? Va bene, dai, proviamolo. Ci sta. Si sta per sloggare? Sì, io dopo stacco. Minchia, l'altra sera quando streamavo io abbiamo fatto 4 ore. Cos'era, la prima o la seconda? La seconda. È stata una bella serata, Andrea Macca. Allora, torniamo a casa e si deposita in banca i gold. Oddio, aspetta, ma io già che sono qui, cerco se c'è un'arma di quelle definitive. Che ne dici, Askez? Dai un occhio. Tipo un'ascia, perché io sto usando un'ascia che non è molto forte. Magari con quei soldi che mi sono fatto mi posso permettere un'ascia migliore. Dovrei potermelo permettere. Axe. Come quello che ha comprato Hammer l'altra sera, no? Sì, lui ha preso un martello. Lo so, no, ma io con l'ascia mi trovo bene. Però più forte la voglio. Comunque, Lupino prima aveva chiesto una cosa per come fare a entrare in gilda o in città. Ci devi vedere. Per entrare in gilda devi vedere uno dei guildmaster della gilda e poi spammare in chat e chiedere. Gilda Chaos. Buonanotte a tutti lì. Buonanotte Andrea Mac, grazie a te. Grande Andrea. Buonanotte. Buonanotte. Sì, la città di riferimento è Chaos Gate. E invece per entrare in città e diventare un cittadino della città vai nel municipio, che è l'edificio centrale, dove c'è un tavolo con un libro gigante. Chiacci, parli al libro e lì puoi fare l'application, puoi candidarti a diventare un cittadino. Yes. Bravo. Grazie. Maneggi bene la burocrazia di Fra. Guarda, ho studiato tanto. La burocrazia del mondo di... Vi segnalo che il buon Paranoia, per massima trasparenza, ha lasciato uno screenshot del suo inventario su Discord. Mamma mia, che bello stare, ragazzi. Professionale proprio. Io direi che se li può tenere tutti. Se lo merita. Ma sì, certo. Ma sì, gli abbiamo venduto il loot. non mi no, vabbè, io glielo dico, ovviamente. Ma non mi risulta, Rimask, non ci sono altre gilde italiane grosse, se non noi di MMO.it. Sì, vabbè, ma io non mi metto a fare concorrenza, a splittare la community, siete matti, andiamo nei caos, GG. Nessuno dice di splittare la community. Gli unici che non ragionano così sono quelli che hanno le manie di protagonismo.
Ma io ce le ho pure, però non così spiccate. No. Minchia, ma io. No, ma aspetta un attimo, ma c'è io. Qui al marketplace c'è un Axe viola addirittura. No, ma quelle lì sono la qualità di cose. Prova a vedere se ci sono proprio altri tipi di armi. Cosa vuol dire altri tipi di armi? Altri tipi di armi che non sia nelle AGS, ci sarà magari la Broad AGS, Big AGS, Small AGS, non so. Primitive, è tutto primitive. Plini, guarda, se vai, schiaccia, apri il libro, Book of Knowledge in basso. Ah, Ci qui, sono i tab knowledge. Bestiary, Resources, Armor, Weapons. Tu guardi Nelle l'ascia. Weapons puoi vedere tutte le armi disponibili di questo gioco. Ok. Considera che ognuna di queste armi poi può essere bianca che fa schifo, verde che è normale, buona, blu che è Non ottima, meglio. viola che è top Oppure e arancione che è ultra top. ho capito. Tu puoi pensare di prendere una hand axe che dovrebbe essere uguale alla tua, ma meglio. E la Sì, qualità, vedi, insomma. infatti è quello che stavo guardando anch'io. Rent for Fun dice prendi la two handed, però al momento sto un po' tankando. Vabbè, ma puoi anche respeccare e fare un po' più di danni, direi che se... Non lo so, come preferisci, veditela un po'. Chissà, a quel punto sarà meglio una Battle Axe o una Great Axe, la Great La Axe. Great Axe l'ho vista usare a uno pro e spacca. L'altra non lo so. Però ti dico, Askez, se anche volessi prendere un'arma una mano, non prendo la Hand Axe, prendo la Battle Axe che comunque è one-handed. Sì, ma non so se fa qualcosa in modo diverso. La Hand Axe dovrebbe essere proprio un upgrade liscio della tua, magari la Medium Axe, poi la provi e vedi che non so, attacca lento, cioè non puoi usare certe, cioè non lo so, capito? Io le posso anche provare tutte, raga. Beh, se hai soldi e vuoi spenderli, sì, certo, è la Beh, cosa non mi viene in mente un migliore. investimento migliore di questo, se non forse la casa, però per la casa c'è tempo per fare l'affare. Ragazzi, Per devo pagare festeggiare con l'affitto, bravo voi. che me l'hai De raccontato. devo festeggiare con voi perché ho aperto i Galelli's Favor Sì. e ho droppato una Orb of Venomancy. Venomancy. Com'è? Non lo so, però credo che valga circa Orb 10k. of Fencing. Grande Galelli, praised Galelli. Orb Hai droppato una orb? of Cosa fa la Fencing. fencing? Fencing è il duello, sono gli schermitori, quindi penso che sia armi a una mano. Cazzo ne so, adesso guardo. Io ho droppato un Battle Mage Helmet, un Resype. Fencing, cravo. Lunge, pierce through. Io ho droppato un po' merda, da questi Divine Reward del Galelli, però vabbè. Sì, ovvio che ci sono crafting station, c'è tutto, Lupo, quello che ti serve c'è in città. Io devo trovare dove si trovano le cure. Sita, devo ammazzare le tartarughe marine, ragazzi. Mi spiace, ma è così. Sarà dall'altra parte del mondo, sicuramente. È il Sicuro. momento di un duel. Andrà Jotun Cleric, va bene. a finire malissimo. Posso cittare io. Ma come? Segreti del mestiere. Aspetta un attimo, Ah, sì. Hand Axe non la vende nessuno in città, ma ad Angover. Guarda se la vendono, puoi vedere da lì dove la vendono in altri posti, in un altro tab però. In un'altra tab, View Market Request. Ettore! Un Ah, secondo. Ettore! Ettore! Un secondo. Giuro che ti ammazzo. Un A secondo. Frodo! Incredibile. Comunque, ragazzi, è stata una live spettacolare. C'è stata pure un. Ci hanno scritto un cos'era? Un sonetto. Ci hanno dedicato un Una sonetto poesia fantastico. in endecasillabi con rima baciata. Cioè. Incredibile. Com'è che si... Ah, puoi vedere gli oggetti ovunque. Sì, non in dis... puoi mettere non dissiti, ma Aeren. Come faccio degli ovunque? Mi fa scegliere soltanto una città di Aeren o una città di terra. Ma ti stai facendo la build PvP? Pezzo di merda.
Io volevo giocarmela così, senza impegno. Adesso mi siedo anch'io al fuoco a vedere. Fatto, fatto. Ma sì, ma ci ho messo 10 secondi. Eccola, hand. Va bene. Find. Aspetta, voglio fare una cosa divertente. Ma... cambio una cosa al volo. Allora. Ho trovato una hand axe, però è bianca, quindi mi sa che fa un po' cagare. Beh, comunque dovrebbe essere meglio della tua, eh. Non ho sì, una protezione per testa. Sì, grazie, ho trovato, Jacopo, ho trovato, solo che è bianca. Ne c'è alcuna migliore. Ma è quasi uguale a quella che ho, quasi. Un po' leggermente più potente, si può fare di più. Ok, ok. Un secondo, Giacomo, che... Sentilo. Devo togliermi una roba, ma non so cosa. No, questo dell'Action House, devo dire, è fatto bene, ha una discreta quality of life. Va bene. Merda, non ho salvato le modifiche. Vaffanculo, guarda, non c'è neanche... No, devo farla per forza la modifica. Avete lavorato non bene. Non ho voglia di interagire contro questo tipo, mi spiace. Sono molto stanco. Ma cosa vuole fare? Duellare? No, no. Ah, è uno che ci sta guardando. Ciao, Kill. È un caro. Allora, Giacomo, come funziona qua la situazione? Niente, che mi metto PvP. Un attimo che... ci diamo il via. Ce l'ho sì, da Plin il via. Un attimo che io sono in cooldown con le spell. Sì, sì. Però senti, io qua ho paura di entrare scappando nella peaceful area, che è proprio lì. Vieni qua allora. Qua. Va bene. No, però mettiti in orizzontale, perché sennò uno dei due ha il vantaggio, quello che sta sotto ha il vantaggio. Cioè mettiti in obliquo, capito? Qua va bene? Sì, sì. Ok. Allora, siete pronti? Pronti. Sì. Allora, faccio un conto alla rovescia. Vai. 3, 2, 1, via. No, niente, aspetta, scusami. Sì. Ah, ma... Che succede? Scusami, Giacomo. No, ero verde con la P, invece tu mi hai attaccato e sono diventato automaticamente rosso. Ok. Scusa, ho detto no, perché ho visto verde. Full e rifai il cooldown. Sì. Ma c'è una feature poi dove fai il duello o state facendo finta? No, lo stiamo facendo con l'aggressività. Pronti? Ok. Potrebbe però ci dare sono. Un malus al caso. Vai, riconta. Vabbè, ok. Chi allora, pronti? Hype. 3, 2, 1, via. Lo stun. Pazzesco! No! Ti ho ucciso di veleno, ma mi hai ucciso prima tu. E infatti non ho capito chi è morto. Sono morto prima io, però poi subito, tipo un secondo dopo, sei morto anche tu. Ma io non ti ho visto. Ma scusami, ma tu sei in piedi? No, io sono... Io ti vedo in piedi, fanculo, quindi sei morto anche tu. Sì, ho capito. Mexican standoff, si sono ammazzati. Ho capito, il poison, pensa a te. Scena tarantiniana. Comunque, cioè, hai vinto. Se consideriamo il primo che è morto, hai vinto tu. Va bene. Vuoi farne un altro? Così con questa un po' vita di qua? Debilitation. Tanto abbiamo la stessa quantità di debilitation, quindi ok. Sì. Però aspetta, vorrei cambiare una spell per curiosità. Vai. Ah no, forse ce l'ho già. Niente, non devo neanche andare. Ok. Un attimo di cooldown. Questa è una cosa incredibile, sta spell. Vai. Aspetta, che ho il cooldown. Sono verde di nuovo. Ma sono rosso ora. Plini, se vuoi fare il... Sì, vi dico solo che ho trovato una Great Axe blu, quindi a due mani, che costa 2000, volendo potrei. Che ne dite? Sì. Comunque. Prendi la prova. Conta alla rovescia. Tanto si rompe. 2000 cioè, sono blu. Una settimana di affitto, eh.
Ah sì, 2000 tanto. Tanto. Magari prendo quella verde che costa meno, dai. Sì. Quanto costa? Comunque, costa 1200. Ma troppo, Sì. cara. Vabbè, piglialo. Sì. Costano tanto le armi, cavolo. Vai. Soprattutto a due mani. Dai. Allora, 3, 2, 1, via. No! Cazzo, l'explosion! E cos'è explosion? Explosion e Ah, è la fire. magic, fanculo. Non l'avevo Madonna, considerato che c'era ma ti ha sciolto l'explosion. con Cosa? No, quell'esplosione. no, aspetta, aspetta. Perché? Eh no, ma perché l'explosion è bastarda, perché c'ha il delay, cazzo, non l'avevo Sì, considerata. però Non... è piromancy. E Sì? quindi io voglio che tu sappia perché ti ho fatto così tanti danni nonostante il tuo scudo. Perché c'ho Shatter Wards. Shatter Wards. This spell removes all the magical protection active on your target and deals damage for each protection removed. Ma certo, cazzo. Ah, questo è un must have in PvP, è Porca troia. fondamentale. Quindi ne ha vinta una Cravo, una Askez, ci vuole la bella. Vabbè, allora dobbiamo riposare. Cos'è che fa questa spell fortissima? Gli rimuove le sue protezioni dagli elementi, insomma, le protezioni magiche che ha attive e oltre a togliergliele, non riesco a dirlo, gli fa danno per ogni protezione attiva che ha. Togliergliele. Togliergliele. Sì, togliergliele. Comunque, però non è giusto che io guardi lo streaming, perché ti avevo stream snipato e quindi sapevo la tua build. Non guardo più, lo giuro, fidatevi. Non guardo, non guardo. Voglio mettere qualcos'altro di divertente, però. Stai cambiando tu? Sì, Ah, un col tempo, pochettino, sei già sì, un paio pronto. di cose le cambio. Ok. Mi era venuta in mente una cosa, adesso mi è sfuggita, cazzo. Aspetta, aspetta. Ah sì, certo. Questa è una Great Axe da 2000 gold. A due mani però, quindi rip il mio scudo. Per adesso. Ah, e poi mi devo anche fare la build. Cazzo, io sono venuto speccato healer, tra l'altro, in tutto questo, è vero? Non Ma avevo messo... pazzesco. Aspetta, aspetta. Galelli non dare suggerimenti. Esatto, c'è Galelli che ha dato dei consigli. No, no, non leggo, non leggo, non leggo. Anzi, leggo ma non modifico. Leggi, leggi, Askez deve counterare Aspetta, aspetta, con... aspetta. Ah, no, Ok, Poi vedi tu se farlo. ok. No, no, ma diciamo che io e il Gallelli siamo in sintonia anche senza parlarci. Beh, ormai... Io voglio fare una roba per... Non so se ha senso, una stronzata. Per provarla. Allora, che cazzo tolgo? Scusa, Aspetta. devo Io scegliere quale abilità togliermi. Ah, l'ho scelto, dai. sto prendendo. Dovete man devi mangiare, Askez, è vero, ragione panetti. No, non la Aspetta. posso usare, Voglio aspetta, provare, no, prima. No, voglio fare un gioco perché voglio divertirmi. Fanculo. niente. Fanculo Large Try, voglio divertirmi un attimo voglio fare una cosa. Io sto tornando a casa da Arrivo, lavoro. arrivo, devo solo cambiare una spell. Ti dico Oh, cosa volevo fare. cazzo! Volevo fare Concealing Shadow e scomparirti in faccia solo per il LOL. Ma non lo posso fare, cioè non posso usare quello. Forse ho bisogno di un'altra armatura, non lo so. Neanche io posso fare il mio giochetto. Volevo fare relocate quando mi burstavi all'inizio No! e capito, teleportarti in faccia. Dice, Certo! cazzo, tutti i miei cooldown sul terreno. Ma non riesco perché non ho abbastanza spell power. È meglio un'altra roba che ho messo che anche voglio provare. Sono curioso. Un attimo, arrivo subito. Sì, Scusami, vai, mo vai, devo vai, vai, vai. rimettere questo. Quanti sono? 3, 6. Aspetta, che me ne manca una che era il globo. Sì, questo. Il Thunderbolt. Bzz.
Cazzo, ma io ho droppato un botto di roba elettrica che... Operazione tuono. Thunderbolt, operazione tuono. Pronti, pronti, pronti. Basta, 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 basta. Dai, dai, che devo staccare, devo staccare. Sì, Zedo, al lancio il gioco sta tradotto anche in italiano da release. Ci sono un secondo, ci sono. Faccio il countdown, ditemi voi. Io lo chiamo. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Poi, non è male anche l'ambientazione, se ci vede proprio mezzogiorno di fuoco, no? In mezzo a nella stradina di terra, in mezzo alle case. È far west. È molto far west, sì. Ma cos'è, una giungla, cazzo? È una giungla, cazzo. Sto arrivando anch'io. Forse per la fine dello streaming riesco a salutare. Posso salutare. Non lo so. Dai, dai, vieni, cravo. Va bene, sto arrivando, sto arrivando. Sto salvando la build. Metto una. Avremmo vita. Già fatto 250 duelli. È l'anticipazione, Ranger. Vabbè, non metto niente, vai. Sì, no, il gioco sarà anche tradotto in italiano quando uscirà, per rispondere alla chat. Ok, cravo, quando vuoi. Oh, sono tesissimo. Lini, ci sei? Sì. Ok. Pronti e carichi? Pronti. Sì. Allora, immaginatevi me col fazzoletto. 3, 2, 1, via! Dai, dai, dai. Ma perché non funziona? Rip. Non mi ha... Non è partita? No! 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 È finito il male, avevo ragazzi. Tutti in cooldown. Ma scusa, ma perché? Globe of Spell Absorption. Ma pensavo te lo distruggesse, invece un cazzo. Infatti sì, anche io pensavo che durasse per una sola spell. Sì, sì, sì. Ho vinto io sto giro. No, io pensavo che l'abilità quella lì, Shatter Wards, non è una magical no, protection. No, perché è diverso, non è una resistenza questo. È uno scudo, è una roba diversa. Ah, merda. Non è una resistenza, non è una resistenza fisica elementale, ma una resistance magical... è diverso, me ne accorgevo anche combattendo contro i mobi. Fai l'ultima che sì, proviamo una roba. Ancora l'ultima. Comunque sono arrivato. Avete visto? Mm-hmm. Hai visto che ascia gigante che c'ho? Lascia bipenne adesso. Ma stiamo perdendo. Aspetta, che il Gallelli ci dà dei suggerimenti sul perché spell absorption in un modo o nell'altro. Comunque, sono pronto, zio, quando vuoi. Non è che attacchiamo anche Plini? Se stai no. In mezzo? No, mi tolgo, non vi preoccupate. Secondo me sì. Ma vi tolgo, non vi preoccupate. Jacopo scrive: non è quello il punto. Non so di cosa sta. Non so cosa si riferisce. Delle spell, bella la tua ascia comunque. Figa. Che adesso ci dà dei suggerimenti sulle spell. Cravo, ci sono quando vuoi. Sì, vai, ci sono anch'io. Ok, perfetto. No, non ci sono, non ci sono. Un attimo. Sì, bravo, giusto. Ok. Via. Ci sono. Ci siete? Sì. Un attimo. Ok, faccio un bello screenshot che lo usiamo poi come copertina della live. Perfetto, allora mi tolgo, ma 3, 2, 1, via! Che cazzo così, è? Vi guardo da lontano. Quando sei un merdoso, cazzo, DayZ, bastardo. Lo ammazza. Che botta! Incredibile. Per un HP. Va bene, GG. Ti finivo vince io. Vince Giacomo. E notare che io, scusa, il mio... Sai che ho detto... Ho detto all'inizio che citavo, non so se si vede sul mio cadavere la mia staffa. Mm-hmm. C'hai la staffa di fuoco, quella forte forte. Sì, ho la staffa di fuoco, quella forte forte. Carino. Askezo ha anche baciato alla fortuna. Beh, Askezo è sculato notoriamente. No, non è vero. Cazzo. La fortuna no, ha vinto giustamente. Sì, ora si comincia a ragionare con quest'ascia. Per fortuna, meno male. Non ho lo scudo, però vabbè, sacrifico un po' di difesa per un botto di danni in più, tipo 10 volte tanto. Il Globe of Spell Protection, come il nome suggerisce, è una magical protection. Leggi bene cosa fa per capire perché hai vinto, dice Jacopo. Certo. Hai capito? Completely blocks the effects of any single targeted magical ability casted on you. Però questa cosa qua, io ho dei dubbi, due ordini di dubbi. Il primo, a me pare, cioè, la leggerla così mi sembra quasi che debba scomparire dopo che viene usata, anche se effettivamente... Perché in PvE io più volte mi trovo a ridoverla castare, come se si consumasse.
Forse perché finisce il mana e quindi non ne ho più abbastanza per sostenerla. Ormai Può la essere. devo ricastare spesso in PvE. Vuoi fare l'ultima, Cravo? Ma io... Okay, aspetta, devo... Fammi vedere un attimo che cosa posso mettere per... Hai visto come ho parcheggiato il mio wagon? Sono molto fiero del mio parcheggio. Parcheggio perfetto. Parcheggio perfetto. Vabbè, basta, dai, basta, devo staccare ora. Ma fammi provare una cosa. Va Ma che fretta. Io devo finire il mio recinto. Ma la mia casa è così, senza recinto. bene, va bene. Ma tu Devi ce l'hai? farlo recinto. Ma non. È un oggetto che metti. E da dove? Da claim management, perché non me lo. Sempre lì, è sempre lì, fans. Quanto. Blueprint. Ah, ti fai il Scusa, recinto? scusa, 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 arrivo. Ah, un Sì. mostro può castare un removal AOE, ho capito, ho capito. Ah, e allora questo spiega anche come mai in alcuni casi è più Vai a frequente che in altri il percentino. recast, perché si vede che ci sono quei mob lì. Ok, bene, buono a sapersi. In effetti, ecco, c'è una cosa importante che mi manca a livello di theorycraft, che io quando mouse over un target, sarebbe bello che mi comparisse al centro dello schermo il nome del target, così so contro cosa sto combattendo, e magari anche quello che sta castando quel target lì. Io mouse over o Cravo, Krulok in questo caso, è in centro, non in alto, vedo Krulok, la vita, e buff, debuff che ha, la spell che sta castando, e il nome ovviamente. Sarebbe per teoricraftare sarebbe importantissimo. Ok, pronto, Ok, Cravo. combattiamo ad armi Vediamo pari. se sì, andare mi pare. Va bene, vai. Pronto. Ci sono. Vado. Vai. Allora, 3, 2, 1, via. Ma che cazzo? Ma io non capisco, ma non ti posso proprio fare danno? Perché tu lo fai a me? Vabbè. Rip. Cioè, non capisco quali spell possono passare. Niente? Sei Guarda, io avvelenato? quello che... No, io Sì, quello che sei posso... avvelenato, sei avvelenato. E adesso è scaduto, cioè, Ah, cioè l'ho ero visto, avvelenato, dallo ok. streaming, sì. Beh, comunque io penso che il segreto sia questa, leggetela dallo streaming. Mind Strike. Può essere che un mostro casti un removal AOE. You trigger a sudden intense. Non leggo benissimo. Praticamente ti faccio Mi daze. stunni. Sì, scusa, in effetti non potevi neanche capirlo perché avrei dovuto farti anche alt, scusa. Allora, Scusa, io questa è adesso. un'abilità che ti dà daze, guarda. Immune, immune, immune. Castatela, castatela per favore, castatela anche tu. Sì, un attimo. Ah, tu vedevi immune? Aspetta, aspetta, castatela. 214 di danno. Tirami il dardo di fuoco. No, il dardo di fuoco passa. Ok, Aspetta. Ok. il Questo, scusa, dardo questo è di il flame passa. questo è il poison. È tutto immune? È il poison immune a quanto pare, sì. Però Pazzesco, là. la cosa che io ti faccio il daze, e daze ti riduce, pensavo fosse più efficace in realtà, ti riduce la resistenza magica. Pensavo fosse quello che alla fine ti cambia la storia. Ok. Una domanda, ma quando poi quell'ordine verrà piazzato e venderemo gli oggetti, ci arrivano i gold? Sapete che mi sa che ho fatto una cazzata enorme per la... cioè niente di grave, però per la stanchezza sono tornato qui a casa senza il carretto, lasciato in città. Ah, l'hai lasciato No. ad Hangover? Mi sa di sì, vabbè, Vallo a vado. prendere perché Sì. ricraftarlo è peggio che doverlo andare a No, no, lo prendere. vado a prendere, ovvio, sono una sbatta, ma 5-10 minuti si fa. 10 minuti, infatti, sì. Poi... Sì, 5 andata, 5 ritorno. Mi serve un po' di legno, wood log per finire qui, ma lo fa e mo. O lo frego, vero, Cravo? Ecco, ci ha spiegato tutto il Galele. Cosa, scusa? Non ti preoccupare. Ah, lo Blocca le freghi, spe... mi... Ah. Però allora perché non blocca? Perché non blocca Mind Strike? Aspetta, 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 no, no, dovrebbe bloccare Mind Strike. Non dovrei far danni, non dovrei farti danni. Vieni, Cravo, fammi provare. Io Vediamo se... vi saluto qui, eh. Bella. Bella, ciao. Devo intraprendere un lungo viaggio, che Certo. rottura di palle.
Esatto, Immune, immune, immune. immune, certo. Quindi Mind Strike non hai nessun debuff, vero? Quando ti faccio Mind Niente, Strike, niente, proprio immune. sì. Poison e Nessun, targeted. confermami, nessun debuff. Sì, e io cazzo a farti poison convinto di poterti avvelenare dietro a quello Ok, scudo di merda. certo. Quindi serve anche un dispel in qualche modo. Bello, molto interessante. Oh, molto interessante questa cosa. Come si fa se uno è mago e si trova uno di fronte così? Gli devi usare le spell non targeted, tipo Sì. Un queste. Vabbè, però vedi che comunque un po' ce n'è. Sì, esatto, quelle targeted, tipo anche il Chain Lightning. Vieni un attimo ancora, scusami. Scusami, bel casino. Sì. cavolo, fammi provare solo Ho questa chiavo che è un importante. piccolo feedback per Jacopo. Quando stai andando dritto col block Certo. num in autorun, Immune. dovete mettere che sostanzialmente non deve seguire il mouse, se tu usi il mouse per aprire la mappa o se Sì, nella mappa non dovrebbe essere influenzato il movimento del mouse sulla mappa Esatto. non dovrebbe influenzare il movimento del personaggio O nel gioco. magari banalmente al tabby, no? Al tab perché devo guardare una cosa e l'autorun mi va a puttane, no? Però il mio consiglio è di mantenerlo comunque. In quel caso mantenerlo loccato. Non so se ho reso l'idea, però anche Askiz ha spiegato. No, ma Bene, ragazzi. io sono qui X, è solo che ho intrapreso un lungo viaggio, quindi mi sa che non mi vedete più. Il Ragazzi, è PG. stato un piacere. Cravo, vieni a casa mia a Ho salutare. staccato, ho già Ah, va staccato. benissimo, non Sono c'è problema, tremendo, ragazzi. scusatevi, saluto. È E allora stato molto saluti a tutti. bello. Grazie mille per essere stati con noi questa sera. È stato un piacere. Seguiteci sempre su mmo.it. Bella, ragazzi. Bella. Grandi ragazzi, è stato molto bello e divertente. Ci vediamo già domani, se tutto va bene, con me per Poetae Stronghold Definitive Edition. Quindi non mancate per questo streaming di un grande classico, un capolavoro del passato. Tanta nostalgia. Grandi ragazzi, bella. Buonanotte. Sempre connessi, aggiornati, massivi. Massivi. Bella ragazzi, Buonanotte. buonanotte. Ciao ciao.